Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere e un onore essere qui oggi con noi. Ringrazio chi è qui in sala, ancora purtroppo poco numerosi perché dobbiamo ancora rispettare alcune disposizioni, ma soprattutto ringrazio e saluto chi è collegato e che ci sente dall'Italia e dalla Francia. L'evento, come sapete, è poi tradotto anche in altre lingue, quindi cercherò di mantenere una presentazione tale per permettere la traduzione simultanea. Un grande piacere e un onore avere qui l'ambasciatore Massé, l'ambasciatore francese, un caro amico del sistema universitario italiano, che in qualche maniera ha sempre cercato di legare la comunità scientifica accademica italiana con la comunità scientifica accademica francese, e quindi è un grandissimo onore e un piacere avere qui il collega Manuel Tounon de Lara, rettore dell'Università di Bordeaux e presidente della conferenza dei presidenti dell'Università francese. E oggi qui rappresento la conferenza dei rettori dell'Università italiana e come però rettore del Politecnico vi do i benvenuti al Politecnico di Milano. Sarò brevissimo per lasciare poi i lavori e i saluti e le aperture ai colleghi, ma devo dire che è un piacevole momento questo, perché la collaborazione tra Italia e Francia sta vivendo veramente un momento di forte intesa. I segnali che arrivano dal Presidente del Consiglio Draghi e dal Quirinale, dal Presidente Mattarella, sono inequivocabili e hanno un significato di grande valore e di grande qualità data alle persone. La visita di Draghi a Nizza i primi di settembre e il patto stretto con il Presidente Macron mirano davvero a rafforzare un'intesa bilaterale che vuole riportare i nostri paesi al centro della scena europea, per un'Europa sempre più forte, sempre più attore protagonista dell'evoluzione del nostro pianeta. Un'intesa quindi che intende rivedere alcune politiche chiare di un'Europa in tema di sicurezza, di materie prime, di cultura, di trasporti, ma non ultima, direi forse proprio perché citata per ultima, per prima, un'ecologia, una transizione ecologica, una responsabilità ecologica. Si legge proprio un'Europa sovrana per rispondere alle sfide mondiali nella bozza del trattato. E quando si parla di ecologia, e quindi di clima, di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, di sviluppo inclusivo, si fa riferimento a sfide fortemente complesse, che non si limitano a soluzioni tecnologiche. Oggi è facile da dirsi dal Politecnico che sia un tema tecnologico, assolutamente no. Parliamo di misure organizzative, di nuovi modelli di sviluppo, di accordi internazionali, di accordi anche comportamentali che toccano i nostri paesi, ma toccano profondamente anche noi stessi. E quindi non possiamo pensare di risolvere un problema del genere con politiche isolazioniste in materia di clima e di sviluppo sostenibile e inclusivo. Questioni sono talmente articolate ed impatto sulle nuove generazioni che devono assolutamente avere una visione comune e condivisa e mettere insieme tutte le forze possibili. Ma io credo che il punto di partenza di tutto questo sia legato a una formazione, a un'alta formazione, alla capacità di formare cittadini, cittadini del mondo, cittadini europei, cittadini prima ancora dei nostri paesi. E quindi la formazione, così come la ricerca di quelle soluzioni per questi temi complessi, non può che passare dall'università. Un'università che quindi è responsabile delle soluzioni e di quello che in qualche maniera saremo in grado di produrre. Purtroppo non ci sono più alibi. Non abbiamo più alibi perché il contesto certamente favorevole, c'è una maggiore sensibilità che il passato, c'è un
importante Next Generation Europe che ci aiuta ad avere le risorse per farlo, e quindi se non ci riusciremo non potremo più additare responsabilità ad altri che non a noi stessi. Il Presidente Draghi l'ha detto chiaramente come la questione climatica fosse una questione urgente, importante, quasi quanto la risposta alla pandemia che stiamo vivendo. E quindi è proprio per dare la risposta a quel patto, a quel trattato di cui citavo prima, e a quelle che sono le volontà politiche del nostro Paese, che la Conferenza dei Rettori dell'Università Italiana ha firmato una collaborazione importante, significativa, con la Conferenza dei Presidenti dell'Università Francese, per provare a progettare insieme, a essere responsabile insieme. E quindi è davvero con grande orgoglio che ringrazio il Presidente della Conferenza dei Rettori Francese, Emmanuel Tounon de Lara, per essere qui oggi con noi. Naturalmente la presenza dell'ambasciatore ci aiuta ancora di più a sentirci parte non soltanto di un'alleanza tra università, tra sistemi universitari, ma di avere un supporto delle istituzioni internazionali. E quindi grazie davvero, ambasciatore, per essere qui, per dedicare il suo tempo, le sue forze, la sua passione all'università e vorrei dire soprattutto alle studentesse, agli studenti delle decine, delle centinaia di università dei nostri due paesi. Grazie anche da parte nostra e da parte di tutti gli studenti. Grazie, merci. Il y a la traduction simultanée, donc je vais m'exprimer en français. Tout d'abord en vous remerciant, monsieur le recteur Resta, chers collègues, pour votre accueil. Nous sommes très heureux ici avec quelques collègues présidents d'université française d'être présents dans cette réunion qui est très importante pour nous tous. Merci monsieur l'ambassadeur de nous accompagner. Je pense que effectivement les échéances que vous avez évoquées au niveau européen et au niveau mondial sont des échéances essentielles, dans lesquelles, je pense, les universités ont un rôle majeur à jouer. Comme vous l'avez dit, vous avez évoqué la formation. Moi, je crois que l'université, d'une manière générale, elle combine les avancées de la connaissance, les avancées de la science, donc la recherche qui se fait dans ces laboratoires avec les organismes de recherche qui sont ici présents et que je salue. Il y a la formation que vous avez évoquée, parce qu'une grande partie d'une classe d'âge va à l'université. Bien sûr, elle acquiert des compétences pour avoir un métier, une place dans la société, dont on sait que demain, elle sera faite de plusieurs métiers, mais aussi la place d'un citoyen et la place que ce citoyen peut avoir dans un système dont on voit les limite de la soutenabilité s'il n'y a pas des actions qui sont menées très vite vis-à-vis du climat. Et puis les universités, au moins en France, c'est un patrimoine immobilier très important, c'est un des plus importants patrimoines immobiliers de l'État. Donc la première application que peuvent faire et que peuvent avoir les universités, c'est dans leur campus eux-mêmes d'avoir une politique ambitieuse en matière de transition énergétique. Et aujourd'hui, l'université française est en train de prendre ses engagements. Alors, ces éléments généraux qui, je crois, positionnent l'université comme un acteur incontournable dans ces défis et les solutions qu'on peut trouver, avec une dimension internationale. Quand on est ici à Milan, quels sont les endroits où vous avez les convergences internationales? C'est l'université. Eh bien, cette université, je pense qu'elle peut bénéficier de la
de la collaboration, de l'amitié, mais aussi du rôle de grands pays scientifiques que sont l'Italie et la France, parce que dans l'histoire de nos pays, l'Italie et la France ont joué un rôle considérable dans la structuration des universités, dans ce que sont devenues les universités dans le monde. Le modèle anglo-saxon s'est ô combien inspiré de ce qu'avait fait la vieille Europe pour faire l'éducation supérieure et la recherche. Et aujourd'hui, effectivement, je suis très heureux, et merci encore pour cet accueil, que les universités françaises et italiennes, à travers les conférences, la CRUI et la CPU, aient franchi une étape supplémentaire. Juste au début de la crise, nous avons signé un accord entre la conférence des universités, des présidents d'universités italiens et des présidents d'universités français, avec un certain nombre d'engagements, avec un certain nombre aussi d'outils que nous avons à notre disposition, parce que nos conférences se sont engagées. Nous avons été, avant cette réunion, en train d'échanger sur les engagements qui étaient pris, sur l'approche que l'on avait de nos campus. À la conférence des présidents d'université française, nous avons récemment mis en place une commission spécifique sur le patrimoine et les transitions, et toutes les transitions, car c'est un besoin criant pour les universités et pour la jeunesse qui est dans l'université et qui attend d'avoir à la fois des formations et des métiers qui aient un sens par rapport à ces défis. Et nous avons également la chance d'avoir un certain nombre d'autres outils qui sont des outils européens. Je sais aussi que vous travaillez sur les alliances européennes. C'était, vous l'avez dit, le président Emmanuel Macron qui avait lancé cette initiative. Aujourd'hui, au moment où il s'apprête à présider l'Europe et son Conseil, je pense qu'il est très important que nous anticipions sur ce que doivent devenir les alliances universitaires européennes. Certaines voilà la convergence des stratégies entre des universités françaises et des universités italiennes de tout premier plan. Et je crois également que les défis vers lesquels nous allons, qu'il faudra relever, qui seront à l'agenda du prochain G20, qui seront à l'agenda, vous l'avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, de la prochaine COP, eh bien, ces défis, ils ont besoin de l'apport des scientifiques. Le GIEC l'a montré, il faut écouter les scientifiques. Les scientifiques sont dans les universités et aujourd'hui, ils doivent donner cette contribution à nos sociétés. Et puis nous avons un autre outil aussi, qui est un outil formidable, qui est l'université franco-italienne, dont je salue le président et tous ceux qui animent cette université qui a beaucoup d'ambition, et je crois qu'il peut porter spécifiquement un certain nombre de thèmes qui ont trait aux défis climatiques et aux défis des transitions en général. Donc tous ces éléments sont autant d'atouts, d'autant de chances pour les universités de nos deux pays de faire des propositions qui puissent mettre en avant l'ensemble de ces thèmes. Et je crois qu'il faut pouvoir contribuer sur le plan scientifique d'une manière générale grâce à l'avancée des connaissances, sur le plan de l'éducation, parce que la jeunesse est dans nos universités et que c'est elle qui va quelque part hériter d'une situation que nous laissons et qui n'est pas une situation facile. Et puis également de donner l'exemple dans nos universités. Je suis sûr que les universités françaises et italiennes, à travers la CRU et la CPU, sauront y répondre de manière très concrète. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et bravo pour l'organisation de cette réunion. Je vous remercie.
Magnifico, Monsieur le Président, cari amici, grazie di nuovo Magnifico Resta per la sua splendida ospitalità e anche questa occasione, prima di entrare in questa aula, di incontrare i campioni dei giochi olimpici che sono i campioni che vengono del Polimi, del Politecnico di Milano. Per noi è stato veramente un grande onore. Come c'è la traduzione, quindi mi rivolgerò in francese. Pour moi, donc ambassadeur de France en Italie, être ici aujourd'hui est un grand honneur et aussi une grande joie parce que il s'agit maintenant à Milan du premier forum franco-italien de l'université et de la recherche. Le premier d'une série qui va marquer une nouvelle époque dans cette coopération déjà foisonnante entre le monde académique français et le monde académique italien. Et nous le faisons à un moment où Milan est la capitale du monde, parce que nous savons que le monde a un rendez-vous à la fin de l'année, la COP26, face aux plus grands défis qui le menacent, le changement climatique, et que la préparation de cette COP, elle a lieu cette semaine, ici, à Milan, avec l'initiative All for Climate, le sommet des jeunes, le Youth Climate Summit, et puis la préparation au niveau ministériel de la COP26 qui aura lieu à la fin de cette semaine. Donc c'est un moment particulièrement important, et lorsque l'an dernier, la conférence des recteurs des universités italiennes, la CRUI, et la conférence des présidents d'université donc de France, la CPU, ont signé un accord, comme cela a été dit, donc de coopération. C'était le premier, avec un plan d'action pour 3 ans. La première priorité était précisément le développement durable et le changement climatique. Et nous y sommes, c'est la signification de ce forum, c'est l'objet de ce forum, puisque nous savons que nous pourrons lutter contre le changement climatique en modifiant nos comportements, mais aussi en mettant à profit notre capacité d'innover, qui est immense, au bénéfice de solutions. Et c'est là-dessus donc, que nous allons travailler cet après-midi. Mais ce forum correspond à un double moment aussi. J'ai parlé, bien sûr, dans le cadre de cette menace, de ce défi du changement climatique. Tout d'abord, un moment européen, parce qu'on voit partout, en Europe, une sorte de sursaut, un regard des citoyens européens plus favorables à l'Europe, même s'ils peuvent avoir des doutes, mais qui se rendent bien compte que c'est au niveau européen que l'on peut apporter précisément ces solutions. Et en particulier dans le domaine du changement climatique, où l'Europe est à l'avant-garde et veut être à l'avant-garde. Il y a eu le Green Deal, il y a eu les engagements qui ont été pris par l'Europe de neutralité carbone en 2050 et de réduction de 55% de ses émissions en 2030 par rapport à 1990, et la présentation d'un programme extrêmement ambitieux qui est le programme dit Fit for 55, qui va être justement un des grands sujets qui vont être abordés durant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Et donc c'est l'Europe dans sur ce sujet qui est le sujet qui est le plus, j'allais dire, le plus global, celui en quelque sorte un peu la mère de tous les sujets. L'Europe peut être le continent qui guide le monde. Mais pour cela, c'est non seulement naturellement l'engagement des institutions, mais c'est l'engagement de tous les citoyens, et en particulier l'engagement des citoyens dans les lieux de connaissance et de recherche. Et donc c'est pour ça que les universités ont un rôle absolument considérable, et aussi dans leur interlocution, dans leur interaction avec la jeunesse, parce qu'il est évident que c'est la jeunesse qui aura le plus
de contributions, d'éléments à apporter pour réussir à affronter ce sujet et à trouver les solutions. Moment européen, mais aussi moment franco-italien. Nous avons, dans ces deux dernières années, mené un travail de fond pour faire en sorte que cette proximité que nous avons entre la France et l'Italie, proximité naturelle parce que nous sommes héritiers de la même culture, se transforme en proposition commune, en action commune. Et que parfois aussi, cette proximité a entraîné une négligence dans les efforts par rapport aux efforts que nous pouvions faire pour mieux nous comprendre, pour travailler ensemble, qui a entraîné des malentendus et parfois des crises. Ce moment franco-italien, il est devant nous et il est avec nous parce que nous aurons d'ici quelques semaines la signature d'un traité de coopération renforcée qui est un traité que l'Italie ou la France, de leur côté, signent avec très peu de pays et qui montre que là, nous sommes des partenaires essentiels l'un pour l'autre. Le traité que l'on a pu appeler le traité du Quirinal. Et ce traité du Quirinal va donner une grande place à la coopération universitaire et de recherche, parce que c'est bien elle qui est le creuset précisément de notre avenir. Et il est absolument essentiel que cette coopération, qui déjà est très dense, puisque nous avons plus de 3000 accords entre universités, plus de 250 doubles diplômes entre la France et l'Italie. Nous avons plus de doubles diplômes entre la France et l'Italie qu'entre la France et l'Allemagne. Et je pense qu'il est probablement, c'est probablement le même cas pour l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne. C'est-à-dire que nous sommes des pays privilégiés, mais cette coopération, ce trésor, nous devons l'utiliser justement pour apporter des solutions à nos problèmes communs. Et c'est bien le sujet. C'est un sujet que nous allons aborder durant ce forum sur le développement durable et le changement climatique, mais naturellement c'est ce qu'on doit décliner dans tous les domaines. Et là, de ce point de vue, nous avons aussi un instrument que nous devons mieux utiliser qui s'appelle l'université italo-française ou l'université franco-italienne, dont le président est avec nous, qui pour l'instant donc distribue des bourses et s'occupe de mobilité, mais qui peut faire bien plus, donc pour donner des axes stratégiques et identifier des projets communs. On a parlé peut-être même de chaires communes, et aussi prendre des engagements communs, comme ceux qui ont été exprimés aujourd'hui, s'agissant des engagements des universités italiennes et françaises, pour elles-mêmes être des acteurs de la réduction des gaz à effet de serre. Donc ce forum est à tout point de vue fondateur et annonce donc le début d'une nouvelle période, d'une nouvelle époque dans notre relation franco-italienne en matière d'université et de recherche. Merci. Grazie, io lascio ora la parola all'amico e collega Rettore del Politecnico di Torino e Professor Geuna per moderare il primo panel. Grazie e vi lascio. Okay. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Come ha anticipato l'ambasciatore, i colleghi, sono qui, oltre che in rappresentanza dei rettori dell'Università Italiana, come rettore di un'università, quella di Torino, anche come vicepresidente dell'Università Italo-Francese, e la prossima sessione verrà moderata dal collega Stefano Guerrini, presidente della Università Italo-Francese o franco-italiana, come la vogliamo definire. È un grande onore, ci fa molto piacere, parlo quindi soprattutto in qualità di rappresentante dentro questa organizzazione, l'Università Italo-Francese. Ci vogliamo
anche la nostra presenza qua e di metterci a disposizione della comunità accademica francese, della comunità accademica italiana, che recentemente hanno firmato tra le due principali conferenze questo agreement molto importante. L'idea è proprio quella di metterci a disposizione come istituzione franco-italiana per quello che serve, quindi la nostra presenza qua, la mia presenza qua è anche a significare questa disponibilità a essere parte attiva e a sostegno delle attività che vorremmo costruire. E prima attività, che è questo primo colloquio franco-italiano sulla ricerca, sull'accademia, sulla scienza, il tema non poteva che essere più appropriato, il tema dei temi scientifico di questi ultimi anni, cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, la sostenibilità, e quindi è un grande piacere per me dare la parola al primo dei due keynote speakers che introdurranno e affronteranno questo tema, e chiedo se è collegato il professor Nicolas Chaillet, che è direttore della Direzione Generale di Scienza e Tecnologia del Ministero francese per l'Educazione, la Ricerca e l'Innovazione, per la sua... Bonjour. Buongiorno, professore. Bonjour, bonjour. A lei la parola. Bonjour. Merci beaucoup, merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général. Mesdames et messieurs les présidents d'universités, d'organismes de recherche, mesdames et messieurs les représentants de la communauté de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chers collègues, c'est vraiment un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui en ouverture de ce premier forum commun organisé par les conférences des présidents d'universités de nos deux pays sur les réponses conjointes que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peuvent apporter aux défis du développement durable. Je veux évidemment en premier lieu et tout particulièrement remercier donc l'École polytechnique de Milan et son président Lucio Resta, ainsi que le président Manuel Tumondara, cher Manuel, donc pour l'organisation de cet événement. Vous le savez, la visite d'État du président Mattarella en juillet à Paris a illustré la qualité et l'intensité de la relation bilatérale entre la France et l'Italie. Le traité du Quirinal, dont la signature est prévue très prochainement en octobre et qui contient des dispositions clés concernant la recherche et l'innovation ainsi que l'enseignement supérieur, servira à matérialiser concrètement notre volonté commune de collaborer davantage encore à l'avenir. Et cet événement, qui est lié donc à la pré-COP26 et qui associe les conférences d'établissement de nos deux pays, constitue évidemment un excellent signal à cet égard. Évidemment, tout le monde le sait, l'Italie et la France ont été profondément touchées par la crise du Covid-19. Et dans cette période troublée, je veux vous dire que la France a cherché à maintenir son activité dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au meilleur niveau, et notamment en gardant ses frontières ouvertes aux étudiants et aux chercheurs de tout pays. Je tiens donc à saisir cette opportunité pour saluer les membres de la communauté universitaire, tant italiens que français, qui ont contribué au maintien de cette coopération franco-italienne malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire. Les presque 1400 accords de coopération qui associent les universités françaises et italiennes attestent de la vivacité de la relation bilatérale. Depuis 2017, le gouvernement français a placé les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique en tête de l'agenda politique. Un tiers du budget des nouvelles stratégies nationales de notre programme d'investissement d'avenir, le quatrième, financé à hauteur de 12,5 milliards d'euros, sera dédié à la transition écologique, qu'il s'agisse de transformer nos systèmes et équipements agricoles, de favoriser une alimentation durable et saine, de décarboner notre industrie, nos mobilités, d'accompagner la transformation de nos villes afin qu'elles soient plus adaptées et plus résilientes face au changement climatique, de renforcer l'économie circulaire et le recyclage de nos déchets, ou encore de développer l'usage des bioproduits et des biotechnologies. Cette priorité est pleinement reflétée dans la coopération bilatérale franco-italienne
dans des domaines emblématiques tels que l'espace ou encore la recherche polaire. Le renforcement des moyens et des missions de la base Concordia suite au 35e sommet franco-italien constitue une excellente illustration de cette dynamique. Il faut aussi noter, ça a été dit, que l'université franco-italienne constitue depuis 1998 un instrument très privilégié pour structurer le lien bilatéral, notamment via le programme Vinci, en soutien à l'interconnexion des systèmes d'enseignement supérieur français et italien, via le soutien au double diplôme, au doctorat en co-tutelle et au parcours postdoctoraux. Je voudrais aussi citer le partenariat ubercurien Galilée du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui propose un financement d'amorçage pour de nouvelles coopérations scientifiques en ciblant particulièrement les jeunes chercheurs. L'appel 2022 est d'intérêt particulier dans l'optique de ce forum puisque l'un des axes thématiques est centré sur l'énergie et les mobilités durables. Outre l'aspect bilatéral, bien sûr, les programmes cadres européens constituent un environnement de coopération privilégié. En ce qui concerne Horizon 2020 et Horizon Europe, l'Italie est le quatrième pays partenaire de la France avec près de 3000 collaborations depuis 2014. Cette intensité de coopération est également sensible dans le cadre des coopérations de grande envergure associant Union européenne et États membres. Ainsi, en lien direct avec la thématique qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais saluer l'action de la GPI Climate, dont une série de représentants sont présents à cet événement. Cette coopération est amenée à croître, et nous l'espérons fortement, encore en intensité, en importance, au premier semestre 2022, pendant lequel la France présidera le Conseil de l'Union européenne. Il s'agit d'une occasion unique de donner un nouvel élan aux espaces européens de la recherche et de l'enseignement supérieur, en mettant davantage l'accent sur l'implication de la société dans son ensemble. Les enjeux clés incluront le renforcement des synergies entre politiques d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et des services à la société pour la relance européenne, la concrétisation de la dimension internationale de l'action de l'UE pour accompagner la puissance européenne dans le monde, l'empowerment des jeunes et des étudiants pour incarner l'appartenance à l'Europe. Je conclurai simplement en évoquant, ça a été évoqué à juste titre à plusieurs reprises, les universités européennes, qui est un chantier clé de la présidence française et qui associe pleinement nos deux pays, l'Italie étant le deuxième partenaire le plus important de la France dans le cadre des alliances sélectionnées sur la base des appels des deux appels à propositions de la Commission. Je voudrais juste faire une petite incise sur le sujet des étudiants et des universités européennes pour vous dire que les universités que vous représentez, bien sûr, visent et ont l'excellence dans des domaines disciplinaires, dans des champs disciplinaires, mais adressent également aujourd'hui des défis sociétaux, vous le savez, vous le faites. Et de ce point de vue, il me semble que l'une des grandes affaires des universités européennes pour le futur, et puisqu'il s'agit d'adresser des défis sociétaux, eh bien d'une certaine manière, l'évolution est déjà engagée, hein, de transformer l'étudiant d'usager en acteur de l'université, en plein acteur de l'université. Il me semble que c'est là un élément clé qu'il faut envisager pour l'avenir. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la présidence de l'Union européenne, la présidence française, est une opportunité pour aller plus loin au service de ces nouvelles alliances, en réfléchissant sur les modalités de pérennisation des financements, en levant les obstacles qui s'opposent à un plus grand niveau d'intégration des alliances qui le souhaitent. Et pour conclure, je souhaite un plein succès de riches débats dans le cadre de ce forum. Merci de votre attention et merci de l'organisation de ce forum. No, ecco, adesso si sente. Grazie mille per il suo intervento. Mi ricollego appunto all'ultimo punto che ha sollevato le università europee. Quasi la metà delle 41 alleanze vedono contemporaneamente presenti un'università italiana e almeno un'italiana e una francese. Credo anch'io concordo che questo può essere un fortissimo strumento per rafforzare la collaborazione tra atenei italiani e francesi
in una dimensione europea, perché la forza delle università europee è proprio quella di vedere numerosi partner sparsi nei diversi paesi della nostra Europa. Grazie. A questo punto passo la parola al dottor Gianluigi Consoli, direttore generale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Chiedo se il dottor Consoli è collegato, se possiamo. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie per il gentile e apprezzato invito. Ovviamente i miei omaggi al signor ambasciatore, ai presidenti delle conferenze, ai rettori e a tutti i presenti in sala o collegati da remoto. Porto un indirizzo di saluto anche da parte del ministro Messa. Dunque, il tema di cui oggi si discute è di per sé non solo interessante, ma rappresenta ormai la priorità assoluta di tutte le politiche europee e italiane, anche, come abbiamo ascoltato fin qui, francesi. Come sapete meglio di me, al centro dell'azione dell'Unione Europea ed in particolare della Commissione Europea esiste un focus generale che sarà sempre più il fulcro di tutte le politiche di settore: migliorare le condizioni di vita dei cittadini e trasformare l'economia europea, andando con maggiore decisione, più di quanto si sia fatto in passato, nella direzione dello sviluppo sostenibile. Considerata l'inevitabile pervasività delle tematiche green, trovo estremamente importante che si cominci a stringere sull'argomento della sostenibilità, partendo proprio da idee e proposte che possano trovare l'interesse di più di uno Stato. Il rapporto con la Francia a questo riguardo ha per noi una corsia del tutto preferenziale, sia banalmente per una questione di vicinanza geografica, ma anche per le similitudini che caratterizzano la società e l'economia dei due paesi. La collaborazione scientifica tra Italia e Francia poggia, come sapete bene, su tradizioni solidissime. Basti pensare che lo studio delle onde gravitazionali, che sta facendo grandi passi in avanti in questi ultimi anni, si deve proprio all'interferometro laser Virgo, che è localizzato a Cascina, qui in Italia, è nato proprio da una collaborazione tra Italia e Francia, tra INFN e CNRS. L'Italia e la Francia, con i loro istituti di settore e le università, sono inoltre coinvolte in tante iniziative infrastrutturali. Mi piace citare la European Marine Biological Resources Center, MBRC, ma solo una tra le tante. Giusto per citare un ultimo caso, un campo di proficua collaborazione tra i nostri paesi in campo scientifico-tecnologico, come sapete, è proprio lo spazio. L'accordo specifico in materia spaziale dà modo di rafforzare la cooperazione tanto sui programmi europei, ed è già stato citato poc'anzi, quanto su Copernicus, e in particolare migliorare il miglior coordinamento in ambito multilaterale, sempre con particolare riguardo al monitoraggio degli impatti proprio sul cambiamento climatico. Non dimenticando tanto la Francia quanto l'Italia abbiano abbracciato proprio i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e ne condividono del tutto i principi. Vorrei sottolineare che collaborazioni concrete e proficue avvengono anche nel quadro dei partenariati europei in corso e in preparazione. Tra questi, lasciatemi citare proprio la Partnership Sustainable Blue Economy, che l'Italia si appresta proprio a guidare insieme alla Norvegia con il sostegno della Francia. La ricerca, sia accademica che non, ma anche l'università strettamente intesa come luogo formativo, hanno un peso determinante nella svolta sostenibile che l'Unione Europea intende imprimere sul suo territorio. Il peso deriva da un lato dalla necessità di trovare soluzioni nuove a processi non rinunciabili, in quanto necessari per le nostre economie, di apprezzare l'uso di nuovi materiali e di nuovi processi, studiare nuove soluzioni innovative. Dall'altro, dalla necessità di creare professionalità che possano affrontare dinamiche che finora erano considerate più come esempi virtuosi che non come una norma. Su quest'ultimo aspetto, quello della formazione delle risorse umane,
Permettetemi di citare un recente esempio, come il Ministero dell'Università e della Ricerca stia mostrando proprio attenzione a questo tema e al tema della sostenibilità. Proprio nel mese di agosto appena trascorso, nell'ambito della riprogrammazione dei fondi strutturali di competenza proprio del MUR e per le finalità del nuovo obiettivo tematico delle politiche di coesione, promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da Covid-19, è stato emanato un provvedimento che istituisce dottorati su tematiche green. L'obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano da impegnare in percorsi di dottorato di ricerca su temi orientati alla conservazione dell'ecosistema, alla biodiversità, alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione proprio dello sviluppo sostenibile. Si tratta naturalmente di un piccolo esempio di come si intende raccogliere la sfida dell'Unione Europea, intervenendo anche sulla formazione delle risorse umane. A questo proposito, dato che il formato di questo incontro è aperto e a proposte di collaborazione, ritengo che una possibilità da approfondire con la Francia sia proprio quella della formazione universitaria congiunta su tematiche che riguardino specificamente lo sviluppo sostenibile. Sappiamo che l'esperienza italo-francese, più volte citata, viene considerata un modello per quanto attiene ai titoli congiunti, si tratta nella maggior parte dei casi chiaramente dei titoli di laurea. Esistono poi alcuni esempi di percorso di dottorali congiunti promossi dall'università italo-francese e queste esperienze vanno certamente rafforzate. A questo proposito ritengo che promuovere percorsi binazionali di alta qualificazione dedicati a tematiche correlate allo sviluppo sostenibile potrebbe essere un'ottima strada per i nostri due paesi per creare insieme professionalità di spessore di cui negli anni a venire avremo estrema necessità. Peraltro questo consentirebbe nello stesso tempo anche di gettare le basi di ulteriori future collaborazioni nei campi scientifici e dell'innovazione sugli stessi temi. Peraltro proprio in questo periodo stiamo discutendo insieme ai nostri partner francesi del consueto aggiornamento del Trattato del Quirinale, è stato già citato, finalizzato alla definizione della cooperazione rafforzata tra i due paesi. Anche nell'ambito di tale trattato, che è di ampio respiro e copre campi diversi, si pone una particolare attenzione alla necessità di un impegno congiunto ad adoperarsi per la realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, soprattutto con riferimento al ripristino di una buona condizione ecologica di entrambe le rive del Mediterraneo. Con quest'ultimo cenno chiudo il mio intervento, ringrazio io ancora una volta gli organizzatori e auspico che anche in futuro avremo occasione per un proficuo scambio. Grazie ancora. Grazie mille dottor Consoli. Sì, certamente l'iniziativa dei dottorati sulle tematiche green è un'iniziativa che credo sia molto importante, che sta riscuotendo grande successo e in questo caso appunto ne parlavamo col Presidente, l'idea che almeno parte di questi dottorati possano essere svolti in una forma di cotutela con partner universitari francesi proprio sui temi del green nella sua estensione, perché appunto la sostenibilità oggi lo sappiamo tocca tanti ambiti scientifici, non strettamente quelli tradizionali, credo possa essere una buona occasione per ulteriormente rafforzare le collaborazioni franco-italiane. Grazie. Allora, io adesso credo di dover lanciare un video che è stato preparato dal signor Daniele Guadagnolo, che è rappresentante italiano di Youth for Climate Driving Ambition. Prego. La regia. The difference between the global north and the global south is increasing. There is a need to foster a more collaborative approach and to find new ways to finance projects on adaptation and resilience, always related to climate change. In order to find a solution, the cooperation between Italy and France will play a key role, not only as standalone parties, but mainly as members of the European Union, the same union that it is performing very well with the European Green Deal, but that at the moment lacks of
cooperation and common intents. This is why Italy and France must take the lead and promote new projects and new action that must be implemented in a short amount of time. Because also, at the same time, it is running out for everyone, but as long as we have common intents, the flame of hope will never end. Grazie, sappiamo quanto, parlavamo prima, non ci siamo incontrati, quanto i giovani siano importanti in questo processo, sono sempre importanti perché sono il futuro per definizione, ma in questo processo di difesa dell'ambiente, di difesa e di lotta contro i cambiamenti climatici e in favore dello sviluppo sostenibile, la loro spinta, le loro idee sono veramente al centro della nostra azione. Allora, a questo punto credo ci sia un cambiamento nella presenza qui e quindi chiediamo al signor ambasciatore e al presidente della CPU di accomodarsi in aula e chiamo qui vicino a me la dottoressa Armelao direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e dei Materiali del CNR e il professor Alain Schull, direttore generale della CNRS. Prego. È collegato per questo momento di discussione con noi il dottor Roberto Morabito dell'Enea, direttore del Dipartimento sulla sostenibilità dell'Enea. Buon pomeriggio, dottor Morabito. Allora, io do la parola appunto per iniziare questo momento di discussione su quanto abbiamo ascoltato finora nelle due keynote e anche su quanto il rappresentante del Youth for Climate ci ha rappresentato nel suo breve ma intenso video. E inizio subito da Lidia Armelao, se vuoi farlo. Grazie. Io rappresento il Consiglio Nazionale delle Ricerche e porto i saluti della Presidente, la professoressa Maria Chiara Carrozza, che oggi non è potuta essere presente con noi. E parto appunto dalla considerazione che è stata più volte sottolineata, come siamo tutti oggi pienamente consapevoli di avere di fronte delle sfide epocali che riguardano appunto il cambiamento climatico, delle sfide che non si erano mai presentate prima e che dobbiamo affrontare in tempi rapidi e allo stesso tempo con una visione complessiva per salvaguardare appunto la vita sul pianeta, per far crescere l'economia e per dare un futuro appunto ai giovani e alle generazioni a venire. Il tema del cambiamento climatico è un tema, come appunto è stato detto nel video che ci ha preceduto, un tema che riguarda tutti, riguarda il nord e il sud del mondo, riguarda i paesi più ricchi e i paesi più poveri. Quindi è un tema che assolutamente ci tocca nel complesso. E quindi dobbiamo urgentemente appunto affrontare delle scelte che riguardano lo sviluppo sostenibile, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avviare dei percorsi di crescita economica e sociale contemporaneamente che siano però compatibili appunto con la tutela dell'ambiente e con la tutela dei beni liberi che sono appunto necessari per i giovani e le generazioni future. Sviluppo sostenibile significa anche imparare a vivere in maniera equa e dignitosa senza sfruttare fino a impoverire completamente i sistemi naturali e quindi senza appunto esaurire le risorse di cui abbiamo bisogno e nello stesso tempo senza compromettere l'opportunità appunto per le generazioni future di soddisfare i loro bisogni, soddisfare le loro necessità.
ci sono degli elementi propulsori molto importanti che la Presidente del Consiglio europeo ha sottolineato più volte, appunto anche nei suoi discorsi, che sono appunto la decarbonizzazione e l'economia circolare. Questi sono elementi propulsori non solo in termini, diciamo, delle politiche ambientali, ma anche per tutto quello che riguarda l'industria manifatturiera, per quello che riguarda i trasporti, per quello che riguarda per esempio le filiere agroalimentari, solo appunto per citare alcuni dei settori che sono toccati appunto da questi grandi processi. E quindi diciamo che la transizione appunto ecologica, lo sviluppo sostenibile, deve partire dall'assunzione che il rispetto per la natura e la tutela dell'ambiente sono parte integrante dello sviluppo economico e dell'economia e servono appunto per creare posti di lavoro e per favorire uno sviluppo complessivo equo, anche favorendo l'equilibrio nelle relazioni sociali e nelle relazioni appunto con la natura. Quindi che cosa possiamo fare, diciamo, come individui e come cittadini per affrontare questi problemi? E che cosa possono fare i giovani, appunto, che cosa possono mettere in campo per affrontare queste sfide? Beh, innanzitutto dobbiamo partire sempre dall'idea che ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo, no? Quindi nella propria comunità, nella propria famiglia, e quindi innanzitutto porci delle domande rispetto ai nostri stili di vita, rispetto alle nostre abitudini, per esempio nei trasporti, nel consumo energetico, nelle buone pratiche quotidiane, nel consumo per esempio responsabile dell'acqua, che sta diventando un bene sempre più prezioso e sempre più in pericolo. E chiaramente siamo noi gli attori protagonisti di questo cambiamento, quindi questo dipende anche da noi. E questo appunto è importante per creare una coscienza collettiva, una consapevolezza collettiva che ogni azione che noi facciamo ha un impatto sulla natura, un impatto quindi conseguentemente poi anche sulla società. Quindi quello che diciamo è il mio stimolo nei confronti dei giovani è di essere, come dire, sempre di proporre delle soluzioni in questa direzione, di essere dei sensori in qualche modo attivi e intelligenti nella società e di chiedere alla politica, ai decisori politici e a coloro che appunto in qualche modo dispongono delle risorse da allocare di indicare un'agenda chiara, un'agenda con un programma ben definito da rispettare sia negli impegni che nelle tempistiche. Mi piace ricordare a questo proposito il fatto che per la prima volta una città italiana ha avuto il riconoscimento della comunità europea dell'European Green Leaf, quindi la foglia verde appunto europea, che è destinato a città con un numero di abitanti compreso tra 20 e 100.000 che hanno effettivamente messo in atto delle politiche di sviluppo sostenibile, ma anche non solo con rispetto all'ambiente, ma rispetto appunto alla creazione di nuovi posti di lavoro e al benessere sociale in generale. E per la prima volta appunto Treviso, quindi una città italiana, ha preso questo riconoscimento con altre 10 città europee, principalmente del nord e dell'est Europa. Ecco, poi concludo dicendo naturalmente che l'università e la ricerca devono fare la loro parte, molto importante, e questi accordi ovviamente sono fondamentali e sono alla base di queste possibili azioni e quindi deve ovviamente proporre con autorevolezza ai decisori politici delle soluzioni che siano naturalmente credibili e che siano naturalmente applicabili. Vi ringrazio. Grazie Lidia. Sì, hai menzionato altri aspetti, per esempio quello dell'acqua, e che io menzionerei anche il cibo. Noi sappiamo che purtroppo appunto Treviso eccelle, ma altre città italiane, tra cui quella in cui vivo io, Torino, più del 30% del cibo che viene prodotto è sprecato. Pensiamo quanto tutto questo impatti sul suolo, quindi difendere l'ambiente non è solo magari usare del
tipologie di produzione energetica meno inquinanti, ma anche imparare, educarci a consumare bene il cibo che produciamo, che tra l'altro spesso è anche un vantaggio per la nostra salute, per cui quest'idea di guardare, di fare il take del problema da vari aspetti è sicuramente importante. Grazie. Allora, io con piacere do la parola al professor Schul per una sua discussione in merito a quanto è emerso finora. Prego, professore. Bonjour à tous, je suis très honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui dans cet événement exceptionnel, le premier d'une longue série qui va naître. Je voudrais d'abord excuser le président directeur général du CNRS de ne pas être là parmi nous. Il voulait y être, mais son agenda l'a empêché. Et j'ai le plaisir de le remplacer. Ça. Donc, je vais parler un peu du rôle de la recherche dans le changement climatique, dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Parce que d'abord, je suis à la tête d'un organisme de recherche. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de challenges et beaucoup de défis qui sont devant nous et sur lesquels il est important d'engager des recherches très importantes. Je vais juste prendre un exemple, mais avant je voudrais d'abord dire que, en fait, en parlant au nom des laboratoires du CNRS, je parle aussi au nom des laboratoires des universités françaises, hein, puisque la plupart des 1000 laboratoires du CNRS sont aussi des laboratoires universitaires, et donc tout ça est très intriqué, imbriqué, et c'est tant mieux pour la recherche française. Donc, je vais prendre juste un exemple, c'est l'océan. La recherche sur l'océan, qui est d'abord un des grands réservoirs de CO2 aujourd'hui. L'océan est un lieu de recherche totalement pluridisciplinaire. Donc, il y a bien sûr la physique pour étudier la réponse de l'océan, mais il y a aussi la chimie qui va étudier la diffusion des plastiques dans l'océan. Il y a la biodiversité à l'intérieur. Et puis, toutes les sciences y sont, y compris les sciences humaines et sociales. Je ne parle pas des sciences humaines et sociales des poissons, hein, mais je parle des sciences humaines et sociales des gens qui vivent dans les îles et dans les ports, qui vont subir des transformations très fortes avec la montée des eaux qui va changer complètement la nature de certaines régions du globe. Donc c'est très important aujourd'hui, il y a des recherches pluridisciplinaires qui sont très importantes, et pour dire, le CNRS a placé dans son contrat d'objectifs et de performance avec l'État français, donc son contrat avec l'État français, six objectifs qui sont des objectifs sociaux. Il y en a un qui est le changement climatique, d'autres la transition énergétique. Le troisième, les territoires du futur. On est au cœur de ce que je viens de dire. Le quatrième, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va être porteur de solutions et à la fois porteur de consommation énergétique qui sont très importantes. Et je vais m'arrêter ici. Alors, pour rester sur le thématique de l'océan, Et parler de la collaboration avec l'Italie, il y a un programme qui s'est terminé il y a 6 mois, hein, qui est le programme Mistral, hein, sur l'étude de la Méditerranée, qui a concerné un grand nombre de pays, dont l'Italie et la France. Et s'il y a une chose qu'on partage bien avec l'Italie, c'est bien la Méditerranée. Et là-dessus, les études qui sont faites sur les aires marines protégées, qui sont là pour protéger la biodiversité, qui est tellement intriqué avec la crise que nous vivons actuellement, fait que c'est capital. J'ai plein d'exemples, hein, d'infrastructures de recherche dans lesquelles l'Italie et la France sont investies. Hein. Le CNRS a beaucoup d'amplitude, mais je voulais insister sur cette nécessité de réponse pluridisciplinaire aucune des questions sociétales qui nous est posée n'est totalement disciplinaire, en fait. Elles sont toutes pluridisciplinaires. Alors, juste pour parler du CNRS, hein, on a créé, il y a 3-4 ans, une task force sur les objectifs de développement durable, qui concerne bien sûr le climat, mais qui concerne l'ensemble des objectifs de développement durable. J'ai amené ici la plaquette, et sur chacun des objectifs de développement durable, on a une fiche qui décrit à la fois l'objectif et qui décrit les recherches qui sont faites dedans. Et bien sûr, les objectifs de développement durable, qui sont importants, couvrent l'océan, je l'ai dit, le climat, beaucoup d'autres choses, et y compris la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, et qui sont indissociables les uns de l'autre, et c'est ça.
L'autre chose que je voulais dire, parce que le temps est compté, donc je veux dire, c'est aussi, il y a une certaine appétence de nos jeunes chercheurs, et y compris de chercheurs diplômés, pour avancer, pour produire de la recherche, pour avoir des pratiques de la recherche qui soient compatibles avec ces mêmes objectifs de développement durable, c'est-à-dire pour améliorer, diminuer l'impact environnemental et l'impact carbone de la recherche. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter la recherche, puisqu'elle est nécessaire même pour résoudre les problèmes, mais il s'agit de la faire Et là, nous avons aussi établi un comité de développement durable qui est à l'échelle du CNRS et en collaboration avec la conférence des présidents d'université, hein, puisque nous avons lancé un travail avec les directeurs d'unité, pour qu'ils s'emparent de cette question et qu'ils arrivent à produire une recherche tout aussi excellente, de qualité, mais en diminuant l'impact carbone. Il ne s'agit pas d'être exemplaire, mais il s'agit de montrer l'exemple. Hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit de montrer l'exemple pour dire que nous, les chercheurs, nous luttons, nous cherchons pour trouver des solutions à ces problèmes qui sont très cruciaux pour la planète, et en même temps nous appliquons dans notre pratique les mêmes principes que ceux de la vie quotidienne. Voilà ce que je voulais dire. Grazie. Grazie, sì, ha menzionato il tema dell'oceano, del mare. Io ricorderei un altro tema, anche la montagna, le nostre montagne, le montagne europee sono importanti, sembrano alle volte più resistenti rispetto ai mari perché sono fatte di pietra, ma sono forse per certi aspetti ancora più fragili. Tra l'altro l'università, l'Alleanza Europea a cui il mio Ateneo partecipa insieme a due Atenei francesi, tra l'altro proprio il titolo di Universitas Montium, e ha voluto mettere al centro del proprio programma la difesa dell'ambiente partendo dalla difesa delle montagne, e le montagne sono le Alpi tra le tante altre che qualcuno potrebbe dire dividono Italia e Francia, a me piace dire uniscono Italia e Francia. E a tal proposito non so se il presidente dell'Università Franco-Italiana l'avrebbe menzionato dopo, lo menziono già io, ti rubo lo scoop, stiamo programmando proprio come Università Italo-Francese per il prossimo mese di ottobre una conferenza congiunta dal titolo proprio Le Alpi, che svilupperà tutti i temi relativi alla montagna, alla difesa della montagna, quale cuore pulsante per una più ampia approccio culturale alla difesa dell'ambiente. Quindi vi daremo a breve informazioni più precise circa questo convegno che stiamo pensando di organizzare. Grazie. Io allora do la parola per l'ultimo intervento e l'ultima discussione al dottor Morabito, se collegato, eccolo. Bentrovato. Sì, sono prego. Collegato. Grazie e buon pomeriggio a tutti, e anch'io vi porto i saluti del presidente Dialuce e di tutti i colleghi dell'Enea, insieme al ringraziamento per averci invitato a questo forum sul tema della sostenibilità. Ora, sappiamo bene che il tema della sostenibilità è un tema centrale da parecchi anni, e che purtroppo, fatemi sottolineare il purtroppo, è diventato ancora più centrale in questi ultimi due anni, negli anni della pandemia. Pandemia che ci ha evidenziato da una parte la vulnerabilità, la scarsa resilienza dei nostri sistemi socio-economici, ma dall'altro la necessità di rivedere in fretta le relazioni tra i vari tipi di capitale, tra il capitale sociale, il capitale economico e il capitale naturale, che non può più essere considerato come variabile dipendente da altri tipi di capitale, ma sempre di più dobbiamo considerarlo come vera e propria variabile indipendente. Pandemia che ci ha messo davanti alla necessità di ripartire, di farlo in fretta, ma di ripartire nella giusta direzione, cioè quella della transizione verso sistemi di produzione e consumo più sostenibili, decarbonizzati e circolari. Certamente la sfida, quella del 2050, lo richiamavano prima i colleghi, della carbon neutrality da una parte e dell'uso efficiente delle risorse del pianeta, è una sfida che fa tremare le vene ai polsi, che sarà giocata dappertutto a livello planetario, ma in particolar modo
sarà giocato nelle città e in particolare nelle città e nelle aree costiere. E se un terzo particolare è l'area del Mediterraneo, dove sappiamo che gli impatti del cambiamento climatico saranno maggiori che in altre aree, dove i nostri due paesi sono assolutamente attori centrali. Questa è la transizione che ci troviamo di fronte, ma per dare gambe certamente ci servono strumenti tecnologici, ci serve innovazione, però ci servono anche strumenti legislativi, normativi, servono strumenti finanziari. E inoltre, se stiamo parlando di transizione ecologica, di nuovi sistemi di produzione e di consumo, di produzione e consumo più sostenibile, stiamo parlando di un vero e proprio cambio di paradigma. E se parliamo di cambio di paradigma, per un cambio di paradigma è necessario non solo tecnologie, strumenti legislativi, finanziari, ma anche e soprattutto significativi cambi di stili di vita e di approcci culturali. Diciamo che è un problema, quello della transizione ecologica, estremamente complesso, che necessita di risposte complesse, che non potranno essere semplici sommatorie di singoli interventi di sostenibilità nei vari settori, ma dovremo per forza prevedere grandi interventi sinergici e integrati che coinvolgono appunto allo stesso tempo tecnologie, metodologie e strumenti, ma anche cambi di stili di vita e di approcci culturali, e il coinvolgimento di tutti noi, istituzioni, comunità scientifica, imprese e tutti noi come cittadini. Abbiamo diversi documenti, sia internazionali, Agenda 2030, che europei, Green Deal, che pongono al centro i cittadini e il discorso che la partecipazione attiva dei cittadini, la fiducia di tutti noi nella transizione sono fondamentali affinché le politiche poi possano essere declinate, funzionare ed essere accettate. E in questo quadro nei cittadini le nuove generazioni, i giovani e i loro luoghi di formazione, certamente le università, siamo in casa appunto delle conferenze dei rettori, ma io vorrei sottolineare anche, se mi permettete, soprattutto le scuole, che giocano un ruolo cruciale per essere non soltanto lo strumento formativo dei futuri cittadini del domani e della classe dirigente dei nostri paesi del domani, ma nell'oggi anche e soprattutto per il ruolo che hanno gli studenti a sviluppare una consapevolezza attiva, essere un potente strumento di indirizzo e modifica proprio di quei comportamenti che citavo prima, dei genitori e nell'ambito delle famiglie. Come NEA noi tipicamente lavoriamo su questa complessità, in particolare come Dipartimento Sostenibilità, sviluppando da una parte soluzioni tecnologiche, innovazioni tecnologiche sostenibili, ma allo stesso tempo anche cercando di definire modelli, approcci. Sì, il ruolo della scienza, degli enti di ricerca come le università, gli istituti di ricerca, ovviamente non si può limitare semplicemente alla formazione superiore, alla creazione di nuove tecnologie, di nuove visioni, ma ovviamente il cosiddetto public engagement a tutti i livelli è fondamentale. Allora, chiudiamo la sessione con l'ultimo punto, che è di nuovo un video, in questo caso realizzato dal signor Daniele Guadagnolo, che è anche lui un rappresentante italiano di Youth for Climate. Ah no, ho sbagliato, pardon, scusate, tra l'altro ho sbagliato a annunciare il video, perché il video infatti il video che dovevo lanciare è invece del rappresentante francese, la signora Lena Belli Le Gouillou, che è appunto rappresentante francese di Youth for Climate. Hi, my name is Lena and I'm part of the French delegation of the Youth for Climate Summit.
I think that whether we look at the adaptation or mitigation, there's tremendous opportunity, but also tremendous risk in the way that the academic and research environment consider and approach sustainability. And a lot of that stands in the discourses around sustainability. I think that the focus today that most countries have is on the technology, and it always comes back to the same question, which is how can we maintain the lifestyles and political ecology ideology through constant innovation? But that's a very limited view of sustainability. Absolutely all disciplines are at stake here. They all are or will be affected by the crisis, and they all have a role to play in mitigating those crises. So what we need today is a tremendous socio-economic transformation. And it sounds scary, but that's the cost of not taking action sooner. Today, the role of the academia and research environment is to reimagine society, to find new ways to organize the communities, to grow our resilience, to explore ways to grow food close to where we live in a changing climate, to get out of the vicious cycles of the capitalist system and move instead towards an economic models that put lives before GDP, and to exist and to prosper, not in a profit meaning, but in a human rights meaning within the planetary boundaries. So looking at more concrete action points, I think the sustainability challenges for the academia and research environment stand in 3 points, which are very much interlinked. The first one is to recognize that the traditional models that are a staple in academia are not anchored in reality today. The world is moving fast, and so far, I don't think the academia has been able to keep up with that pace. We need true intellectual change. The second challenge is to overcome the classic silo approach of research. So I said before that all disciplines will be affected by the crisis, but it's also necessary that all are involved in designing humanity response. It's only by bringing all these disciplines together that the system we imagine will be stable and resilient. And third and final point, we also need to overcome scientism and recognize that knowledge doesn't just come from academic environments. You know, climate justice, social justice, all these are issues that need to be taken into account from the stage of knowledge creation to its translation into policies and governance. So if we truly want to leave no one behind in this massive transformation we're undertaking, it's important that we include lay, local, indigenous and community knowledges. There's so much knowledge generated by civil society and activist organizations that is not being harnessed for good governance. There's so much knowledge held and created by communities that isn't being harnessed, and we can't afford not to use these knowledges. So one of the roles of the academia and of research is to create these collaboration streams, because we need all the knowledges we can get our hands and brains on. And it's this transdisciplinary and pluralism that will lay the ground for the response we need for this planetary emergency. Bene, grazie. Io credo che si possa concludere sottolineando l'energia, l'entusiasmo che trasmetteva la rappresentante francese di Youth for Climate, che credo dia a tutti noi l'energia e l'entusiasmo per portare avanti questa sfida. A questo punto c'è forse un breve momento di pausa, però mi sottolineava che c'è bisogno poi delle declaratorie per il consenso. Delle liberatorie. Sì, quindi tutti i relatori adesso verranno contattati per firmare le liberatorie per la trasmissione delle immagini. E mi dicono che c'è 5 minuti di pausa e fuori c'è un coffee break. Grazie e buon pomeriggio.
Good morning, and thank you to Krui for having me here today.
Bene, cominciamo la seconda parte di questo pomeriggio che apriamo io e la professoressa Garnier, che siamo rispettivamente il delegato per le relazioni internazionali della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la delegata alla stessa delega della Conferenza dei Presidenti dell'Università Francesi. Inizio anch'io ringraziando in particolare l'ambasciatore, perché lo scorso anno, quando il 22 ottobre abbiamo firmato questo accordo tra CRUI e SPU, l'abbiamo fatto nella magnifica cornice dell'ambasciata di Francia a Roma, con la presenza, ma non solo la presenza formale, ma direi una presenza sostanziale e una benedizione da parte dell'ambasciatore, che a me personalmente ha molto colpito, perché ha significato piena condivisione dei livelli istituzionali. Se posso permettermi, devo dire che in questi mesi abbiamo avuto dalla diplomazia internazionale italiana e francese, ricordiamo anche il nostro ambasciatore tragicamente scomparso in Africa, degli esempi di civiltà e di capacità di seguire i reali processi della vita delle persone, che lo dico sinceramente, forse per chi non conosce questo mondo forse non si aspetta. Quindi veramente un grande ringraziamento all'ambasciatore. Grazie poi al Rettore di Milano che ci ospita in questa che è stata la mia università da studente. Mi sono laureato qui, quindi sono orgoglioso di poter prendere la parola dall'altra parte del tavolo. L'accordo con la SPU e la CRUI è per la CRUI un primo accordo e quindi un'occasione di collaborazione molto interessante e promettente, su cui abbiamo investito molto. Anche con l'aiuto di Carl Bonafus, che è qui, e dei nostri uffici, abbiamo messo a punto un programma triennale di azione, come è già stato detto, in cui queste due tematiche del climate change, in generale della sostenibilità e delle alleanze europee, che sono già riecheggiate, sono due, ma non le uniche, di cui ci occuperemo. Consentitemi un'introduzione anche non solo formale, ma con due idee, perché siamo in questa importante settimana, come diceva già prima l'ambasciatore, della Youth for Climate, che tocca Milano ma che riguarda il mondo intero. In questi giorni sono qui 400 giovani da 200 paesi del mondo, quindi c'è una pre-COP dei giovani molto importante. Ecco, abbiamo sentito già tante cose sulla sostenibilità. Io mi permetto di sottolineare che abbiamo bisogno di andare un po' più al profondo. Il Papa ha detto che questo è un cambiamento d'epoca, non un'epoca di cambiamenti. Al di là del fatto che l'abbia detto il Papa, credo che sia un'espressione molto felice e molto significativa. E in un cambiamento d'epoca io credo che accanto a delle azioni che noi più comunemente sappiamo mettere in campo, serve una riflessione su dei nuovi paradigmi. Cioè serve cambiare proprio la nostra impostazione mentale, altrimenti non riusciremo a risolvere i problemi. E per me sono due paradigmi cruciali: il paradigma economico neoclassico e il paradigma tecnologico da cambiare. Quello economico deve seguire la logica che segue l'ecologia, che come sapete non tende alla crescita continua ma all'equilibrio. Noi siamo per natura tendiamo a pensare che lo sviluppo equivalga a una crescita continua, illimitata, mentre la natura e gli ecosistemi agiscono per equilibri. L'ottimo è l'equilibrio, non il punto massimo che raggiungo. E questo è un concetto che nell'economia va applicato in maniera, io non sono un economista, ma che io credo vada approfondita, perché i paradigmi dell'economia classica sono stati messi in crisi quando ci siamo accorti che le nostre azioni, come è stato detto prima, hanno degli impatti. Questi impatti generano dei costi, che sono le esternalità negative, che si riflettono su tutti, anche coloro i quali non sono responsabili, e quindi questo è un fenomeno che va studiato, perlomeno misurato e tenuto in conto nel processo economico.
dopo l'abbiamo chiamata economia circolare, ma è qualcosa di più che il recupero di materia dai rifiuti, l'economia circolare. Deve essere un cambio di paradigma. E il cambio di paradigma tecnologico, e qui lo dico da ingegnere, non da filosofo, è cambiare dall'idea che possiamo creare qualsivoglia problema e poi tanto lo risolveremo con una soluzione tecnica, all'idea che dobbiamo prima valutare le conseguenze, prima di creare i problemi. Questa non è una posizione filosofica, è la posizione dell'Unione Europea quando nel 2000, prima nell'85, poi nel 2001, ha approvato le direttive sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica, che sono valutazioni ex ante, non dopo, non più chi inquina paga, ma si valuta prima. Questo è un cambio di paradigma che nella testa degli ingegneri ancora un po' deve avvenire, perché noi siamo molto convinti di avere la soluzione a qualsiasi problema, anche quello che inutilmente creiamo. La seconda cosa che voglio sottolineare sono i giovani. Allora, stamattina c'è stato questo incontro in cui erano presenti la ormai nota Greta Thunberg, poi ho sentito la sua pronuncia di Thunberg, per me è impossibile da dire come lo dice lei, ma anche la Vanessa Nakate, anche qui la pronuncia non sono sicuro che sia giusta, dall'Uganda, che ha parlato dalla prospettiva dei paesi più poveri, quelli che, come ha detto lei, sono responsabili del 3% delle emissioni, ma soffrono degli effetti più grandi dei cambiamenti climatici. Ecco, anche questa visione del mondo da diverse prospettive, come se guardiamo le cartografie che producono i vari paesi, no? Vedete cartografie zenitali, dove in genere il tuo paese è al centro del mondo. Ecco, il centro del mondo non è necessariamente l'Europa, anche se concordo con quello che diceva l'ambasciatore, che dall'Europa devono venire molte risposte ai problemi che abbiamo creato, ma ascoltare chi vede il mondo da un'altra prospettiva credo che sia fondamentale. Infatti la standing ovation l'ha avuta questa ragazza questa mattina. Ma, e finisco, ricordiamoci dei giovani che poi anche loro invecchiano, perché nel 92 una ragazzina che allora aveva 13 anni, quindi battendo il record di Greta, aveva parlato alla conferenza di Rio per 6 minuti e aveva commosso tutti i presenti, ma noi nemmeno sappiamo che questa cosa è successa. Nel 92, vi ricordate, la prima conferenza di Rio, che è stata una pietra miliare. Quindi i giovani è un po' che parlano agli adulti. Forse dovremmo dare un po' più di fiducia. Dare fiducia vuol dire rischiare, e giovane non vuol dire giovanilista, non vuol dire che un giovane per definizione abbia delle buone idee, abbiamo avuto degli esempi anche nefasti, ma vuol dire dare fiducia alla capacità di elaborare proposte e soluzioni che forse chi cresce con gli anni, perdendo un po' di capacità di elaborazione intellettuale e anche perdendo un po' il contatto con la realtà, non è più in grado di fare. Quindi quando noi oggi ascoltiamo questi video, e poi li ascolteremo ancora, non lo facciamo perché siamo giustamente nella Youth for Climate, ma lo facciamo perché io credo siamo convinti che da loro debbano venire degli stimoli. Ecco, che non siano solo il richiamo alla nostra responsabilità, che c'è tutta, ma siano proprio un contributo di idee. Quindi non chiedete il cambiamento, proponete il cambiamento. Grazie. Bien, monsieur l'ambassadeur, qui nous faites l'honneur de votre présence lors de cette rencontre des deux conférences des présidents d'universités italiennes et françaises, monsieur le président de l'Université Polytechnique de Milan qui nous accueillait dans vos murs, cher président d'université, présidente éventuellement, je ne suis pas sûre de ne pas être la seule, chers étudiants, chères étudiantes également présents ici, chers participants en vos degrés et fonctions, c'est avec un grand plaisir que je constate que nous sommes ici réunis autour de la politique de développement durable et de la responsabilité sociétale des universités. La conférence des présidents d'universités françaises et la conférence des présidents d'universités italiennes
se connaissent de longue date, partagent, je crois, le même souci de faire évoluer leurs pratiques afin que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche participent activement aux transitions sociales, sociétales en cours. Comme il a été rappelé par le président de la conférence des présidents d'universités françaises tout à l'heure, nos deux conférences ont signé un accord de partenariat en 2020 dans lequel les questions environnementales occupent une place d'importance. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, au cours des dernières années et nous attendions avec impatience cette nouvelle étape de notre collaboration. Et il s'agit donc pour nous, dans ces échanges, dans ces rencontres, de partager nos expériences, je dirais même nos bonnes idées, un petit peu simplement, et d'apprendre de nos réussites respectives, au-delà d'un cadre politique et institutionnel, d'un cadre analytique, naturellement, qui guide nos travaux, mais de déboucher sur des actions extrêmement concrètes. Dans la réflexion sur le développement durable qui est présente dans cet agenda de travail bilatéral, la question du numérique occupe elle aussi une place importante. On le sait, il s'agit d'un sujet qu'on pourrait qualifier de paradoxal. Le numérique permet de réduire l'empreinte environnementale de certaines de nos pratiques, mais à son tour, il génère lui-même de la pollution, pour le dire d'une façon tout à fait courte. Peut-être de manière plus subtile, de manière plus discrète, c'est indubitable, et c'est cette question que nous avons voulu aborder ensemble aujourd'hui dans cette table ronde, c'est-à-dire les enjeux environnementaux du numérique dans les pratiques universitaires. Toutes les démarches émanant des universités, nombreuses, originales pour beaucoup d'entre elles, nécessitent, nous le savons, l'appui des institutions que nous représentons, nous tous, ici présents. C'est l'objet, un des objets majeurs, je crois, de notre forum, montrer combien la force des institutions vient en appui de ces initiatives, parfois impatientes et à raison, qui émanent du terrain. Mais il s'agit aussi, de la part de ces mêmes institutions, d'impulser une dynamique, des dynamiques, depuis donc, cette place institutionnelle, pour construire les cadres politiques et financiers nécessaires, effectivement, à la transformation structurelle et culturelle de nos pratiques. Notre responsabilité est donc grande. Et nous en prenons toute la mesure, nous, présidents d'université, vous, ici présents, qui avez la responsabilité d'une structure ou d'une autre. Notre responsabilité est grande également face à la résistance au changement. La France et l'Italie se sont proposées donc de marcher ensemble sur ce chemin de la transformation. Je voudrais rappeler très brièvement les étapes qui nous ont conduits à notre rencontre de ce jour. Début 2020, au sommet de Naples, les ministres français et italiens de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation conviennent de la nécessité d'une action plus fortement structurée. En octobre 2020, quelques mois plus tard, à l'ambassade de France à Rome, est signé donc le partenariat dont je parlais tout à l'heure entre la CPU et la CRUI, avec un plan d'action triennal. Et, comme je le disais, les objectifs de développement durable apparaissent dans les priorités. En avril 2021, quelques mois plus tard, sous l'impulsion à nouveau de l'ambassade de France, est posé le principe d'une première rencontre entre la CPU et la CRUI, avec l'idée d'instaurer, je l'appellerai comme ça, un tremplin pour un forum annuel, on l'appelle également de nos voeux, enseignement supérieur, recherche et innovation.
Et comme suite à cette décision, quelques semaines plus tard, la CRUI, en la personne de M. Maurizio Tira, ici présent à mes côtés, la CRUI est invitée à la CORI, c'est-à-dire à la Commission des relations internationales de la Conférence des présidents d'universités françaises, que j'ai le plaisir de présider, pour rencontrer donc les présidents des universités françaises, les présidentes également des universités françaises, et exposer les grandes lignes des orientations de notre partenariat. En septembre 2021, aujourd'hui même, quelques mois plus tard donc, nous, et malgré les conditions pandémiques que nous avons connues, nous tenons donc notre premier forum dont nous devrions sortir, je crois, avec des propositions très concrètes dans une dimension donc bilatérale, mais au sein, il l'a été dit tout à l'heure, hein, de l'Europe et des initiatives mondiales dans le domaine. Je le disais, nous avons donc choisi pour aujourd'hui de nous centrer plus particulièrement pour cette table ronde sur l'empreinte environnementale du numérique. La Commission européenne estime que l'empreinte énergétique et environnementale du numérique correspond d'ores et déjà à une fourchette de 5 à 9% de la consommation d'électricité mondiale. 5 à 9% de la consommation d'électricité mondiale, on réalise. Et à plus de 2% de toutes les émissions confondues. En France, une proposition de loi visant à restreindre l'empreinte environnementale du numérique a été déposée devant le Parlement en juin 2021. Et un observatoire des pratiques numériques, qui s'appelle The Shift Project, qui est un think tank, est chargé de définir la notion de sobriété numérique. Dans son rapport, publié en 2020, le chapitre 3 est consacré, et je cite le titre du chapitre, à favoriser l'émergence et le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux. Et cette notion est à rapprocher, je crois, c'est évident, hein, du concept de responsabilité sociétale des universités, autrement appelé responsabilité sociale des universités, qu'on appelle en France RSU. Ce concept revient à se demander de façon très concrète quelles actions l'université en général conduit-elle afin d'améliorer son environnement et notamment écologique et numérique. En d'autres termes, quelle est son empreinte numérique? Quelle part prend l'université dans la construction et les transformations de l'environnement numérique de toute la société, d'où sa responsabilité sociétale? Mais parler d'un numérique responsable, c'est aussi faire le pari que la transformation numérique à l'œuvre, qui bouleverse nos modèles très rapidement, n'est pas seulement synonyme d'augmentation de notre empreinte écologique, hein, nous le savons, je l'ai dit, le numérique pollue, mais qu'elle peut également nous apporter des opportunités pour développer de nouvelles pratiques et être source d'innovation en matière de transition écologique. C'est-à-dire renverser le paradigme et le voir comme une opportunité positive. Et c'est dans cet esprit que le plan vert prévu par ce qu'en France nous appelons la loi Grenelle 1, qui a été promulguée, une loi qui a été promulguée en 2009 dans la continuité, hein, comme vous le savez, du Grenelle dans l'environnement, s'est matérialisé par un outil hein, conçu conjointement par la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles qui existe en France et le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, également le ministère de la transition écologique. Ce plan, hein, il a pris le nom de référentiel en 2010 et sa dernière version a été proposée en 2021 avec le soutien du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce référentiel national DDRS, Développement durable, responsabilité sociale, est un outil mis à la disposition de tout établissement d'enseignement supérieur et de recherche, quel que soit son degré d'avancement dans sa démarche de développement durable, décliné en axes et en niveaux de maturité. Il s'agit donc d'un outil d'aide à l'élaboration d'une démarche et d'une auto-évaluation également des actions de développement durable portées dans chacune de nos universités, chacun de nos établissements.
Dans le cadre d'un processus continu d'amélioration voulu par en particulier l'article 55 de la loi de Grenelle 1, les universités ont franchi une étape supplémentaire à la fin de l'année 2015 en s'engageant dans une démarche de labellisation DDRS, développement durable, responsabilité sociale. Et après 10 ans de mise en œuvre, ce label DDRS, initié donc par la CPU, Conférence des présidents d'universités françaises, et la Conférence des grandes écoles en France, arrive en 2021 dans sa pleine maturité. Une vingtaine d'établissements membres de la conférence, des deux conférences, université et grandes écoles en France, une vingtaine d'établissements est désormais labellisée et une soixantaine réalise son auto-évaluation annuelle. Le déploiement de ce label et sa reconnaissance par la Commission européenne positionnent les universités comme des acteurs majeurs de la transition écologique et sociétale dans une approche systémique incluant recherche, formation, vie de campus et, on l'a dit, stratégie immobilière. Et forte de cette dynamique, la CPU s'engage aujourd'hui dans une démarche volontariste pour transformer les campus, nos campus, en campus exemplaires en matière de transition écologique et sociétale, des campus ouverts sur leur territoire et qui bénéficient d'une attractivité internationale renforcée. Et je laisserai pour finir le soin à Gabriela Pfeiffel qui parlera tout à l'heure, très active donc dans le comité DDRS de la CPU, de préciser la manière dont concrètement cette démarche se concrétise justement du côté français dans un ensemble de domaines et avec quelques exemples si vous le souhaitez, de manière que nous puissions entrer dans un dialogue peut-être plus précis maintenant dans cette table ronde. Je vous remercie. Bene, grazie. Lasciamo la parola al professor Guerini, presidente dell'Università Italo-Francese, per moderare la sessione. Grazie. Ok. Grazie. Innanzitutto mi unisco a. Je pense que je vais parler en italien, vu qu'on est en Italie. Et donc, je dis la plupart du public est italien, donc je vais. Continuer en italien, je pense pour, il y a de toute façon la traduction. Donc, mi unisco ai ringraziamenti all'ambasciatore e all'ambasciata, a tutti coloro che hanno, al Politecnico che ci ha accolto e che hanno organizzato questo evento così importante per il tema e per la collaborazione italo-francese. L'Università Italo-Francese è già stata menzionata più di volte e voglio solamente aggiungere che col suo ruolo che ha avuto anche di promozione, di scambi, di mobilità studentesca e anche di insegnanti, ma l'obiettivo è anche quello di promuovere proprio la stabilizzazione anche di certi legami, perché i legami italo-francesi sono tantissimi, lo dimostra per esempio il mio percorso che già da io sono studiato in Italia, ho fatto il dottorato in Italia, ma già durante il dottorato per me l'Italia e la Francia erano più o meno le due patrie, ho fatto tutte e due, quindi a un certo punto ho cominciato la carriera accademica in Italia e poi mi sono trasferito in Francia, per me è stato come un percorso naturale e molti colleghi è lo stesso, quindi questi legami esistono, il punto è renderli ancora più forti e proficui, renderli, strutturarli. Ecco, l'Università Italo-Francese in questo in qualche modo chiaramente non può avere ambizione a gestire tutto, però l'idea è poter dare una mano ad aiutare tutto questo sviluppo e anche lo fa sui temi di questo convegno, perché quando ad esempio nella scelta degli argomenti, dei vari progetti, dei bandi che presentiamo, per esempio c'è un'attenzione proprio a queste tematiche, come le dimostrano, come lo sviluppo, come sviluppo sostenibile, economia circolare, che
possono essere che sono un soggetto probabile dei prossimi bandi, non di quelli passati, e quindi vuole essere anche un supporto allo sviluppo non solo delle relazioni, ma anche di questi temi così importanti che emergono dalla nostra società. E prima di passare a questo punto agli interventi, di cui il primo mi sembra che è registrato, volevo giusto aggiungere una parola un po' come proprio sul tema, un po' che è quello principale, che è stato visto la sfida che pone la digitalizzazione dal punto di vista delle università, dal punto di vista ambientale, e anche rispetto a quello che è stato detto prima, che effettivamente quando si ragiona su questi temi dobbiamo entrare nell'ottica che non ci sono le soluzioni miracolo. Cioè, come ho parlato prima, anch'io ho una formazione, pur essendo informatico, adesso molto più matematico, una formazione di ingegnere, e si sa che tutto ha un costo, e tutto anche ha un costo ambientale. Anche la digitalizzazione, a volte ci può sembrare un miracolo il fatto di dire eliminiamo di stampare la carta, di produrre scarto, inquinamento, ma al tempo stesso cominciamo a fare cosa? Andiamo sul cloud, e il cloud chi lo gestisce? E quando andiamo sul cloud creiamo del traffico di dati, e il traffico di dati però va pure stoccato, e chi gestisce i server? Serve dell'energia. Cioè ci sarà probabilmente un bilancio energetico positivo alla fine, ma tutto questo dobbiamo saperlo, perché poi anche certi comportamenti che ci sembrano a volte molto semplici, come lo dico anch'io, ho migliaia di email gestite che non conservano niente, ma pure quello è scarto. Prima si è parlato di scarto alimentare, pure questo è scarto, pure quella è energia che io sto sprecando, perché c'è qualcuno, probabilmente dei grandi attori informatici americani, che nel suo server si tiene quelle mie informazioni, e quindi c'è dell'energia. Quindi, insomma, è un mondo complesso, e il nostro compito, secondo me, è presentare questa complessità. Viviamo anche un momento molto complesso per altri motivi, e quindi è proprio cercare di dipanare questa complessità al fine di potercene un po' trovare delle soluzioni possibili, migliori. Allora, lascio quindi la parola a questo punto al primo intervento, che mi pare che è registrato, che è della signora Federica Gasbarro, che è rappresentante italiana al Youth for Climate Driving Ambition, ed è una presentazione in video, quindi chiederei se... Vedo mi fanno cenno che sta arrivando. Good morning. And thank you to Krui for having me here today. It's a great honor for me. I am Federica Gasbarro, and I am a climate activist. I have been representing my generation in 2019 during General Assembly at United Nations. And this September, I will be one of the two Italian delegates for Youth for Climate COP26. University is one of the most beautiful experiences in life. At university, you grow, you are shaped by what you learn, and you have the possibility to become what you love most. For this reason, Italian universities should establish themselves as pioneers in the field of sustainability. They should, for example, become zero impact or produce their own energy for buildings, rationalize water, and dispose of waste properly. Make sure that young people don't have to emit carbon dioxide to get there. In this way, respect for environment becomes an integral part of education and growth. Not just empty words, maybe studied in books, but concrete action. Young Italian people would be very proud of this. Thank you.
Dunque, ringraziamo Federica Gasbarro per questo primo intervento. Direi che di seguire gli altri due interventi, poi lasciare spazio per delle risposte ai panelisti. E gli altri interventi dovrebbe essere per la signora Manon Buis, che dovrebbe essere presente. E quindi potrà venire direttamente. Prego. Dunque, Manon Buis è RESES, è uno student network, fa parte di questo student network for an ecological, per una società ecologica e solidale. Solidarity. How does it work? Ok, it works. Ok, great. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais remercier la CPU et puis l'ambassade de France, de France en Italie, de nous inviter ici et puis de nous donner la parole comme ça. Donc, j'avais deux questions particulièrement, donc par rapport à tout ce qui a été dit et puis tout l'enjeu qui se déroule ici. Donc, la première, donc, c'est parmi donc, les 17 objectifs du développement durable qu'a développé l'ONU, plusieurs choses sont étroitement liées aux étudiants, aux étudiantes, et puis de ce fait aussi au milieu universitaire. Donc parmi eux, les différents enjeux comme la faim, l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'énergie propre, réduire les inégalités, et puis bien sûr les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Donc je voulais savoir un peu plus en détail que mettent en place les universités pour atteindre ces différents objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Et puis ma deuxième question qui porte davantage donc sur le numérique, étant donné que depuis la pandémie du Covid-19, les étudiants et les étudiantes et tout le corps administratif universitaire ont dû passer au tout en ligne. Et donc, suite à cette adaptation, de nombreux événements restent encore en ligne, comme on le voit aujourd'hui ou d'autres événements qui ont lieu encore. Et donc, sur une pollution numérique, qui produit une pollution numérique importante, comme on l'a vu au cours de cet événement. Donc, comment mettre en place une sobriété numérique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à l'heure actuelle, avec ce tout en ligne? Et puis, comment faire prendre conscience aux jeunes de l'impact numérique, qui est souvent méconnu également, et pourtant qui devrait être davantage mentionné. Donc, merci. Merci. Et alors, notre intervention, c'est du signor Giovanni Mori, di Fridays for Future Italy. Yep. Grazie. Merci, bonsoir à tout le monde en italien. Sono anche un ingegnere energetico, sono uno dei portavoce di Fridays for Future Italia, magari qualcuno ha presente quel logo verde, abbiamo cominciato dopo Greta Thunberg. E sono felicissimo di essere qua oggi perché posso unire insomma le mie due passioni principali, quindi trovare soluzioni concrete e far sì che si capisca perché ci portano letteralmente nel mondo migliore che potremmo costruire. Quindi insomma ringrazio ancora la CRUI per avermi invitato, e il mio rettore preferito è il rettore dell'Università di Studi di Brescia. La mia tesi era letteralmente chiedermi una domanda molto facile: se fosse possibile, con quello che conoscevamo al momento, era nel 2019, se fosse possibile portare un campus universitario a zero emissioni nette, ovviamente. Questo è il campus dell'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 15.000 persone circa. È una domanda molto facile, ho scoperto che nessuno al 2019 in questo campus dove fanno il De Ogni se l'era ancora posta. E quindi era contento molto Volisciardi, il Vice President, di questa domanda della tesi, e la risposta è, partendo dai numeri, queste erano le fonti di emissione di CO2 equivalente,
quindi un terzo per approssimare molto, fra energy production, quindi elettricità, gas e petrolio, oli strani, commuting in generale, lo spostamento delle persone verso il campus, l'88% del quale mezzo privato, e business travel di tutti gli abitanti, diciamo, del campus, il cui 94% derivava dal trasporto aereo. Quindi molto equilibrato, solo perché c'era una grandissima parte di energia proveniente da fonti di energia rinnovabili. Ora, in termini assoluti si parlava di circa 20.000 tonnellate all'anno di CO2 equivalente, che applicando solamente le tecnologie che conoscevamo, che non erano ancora applicate, era facilmente riducibile dall'oggi al domani, ovvio non dal giovedì al venerdì, capiamoci, ma nel giro di pochissimi anni, del 60%, da più di 20.000 tonnellate a circa 8.000 tonnellate, andando in ordine, ottimizzazione dei viaggi aerei, efficienza energetica, evoluzione nel trasporto, nel commuting, nella mobilità, e poi alcune soluzioni, insomma, un po' più di nicchia, diciamo, afforestazione. Purtroppo, insomma, le foreste sono molto belle, ma possono dare un contributo molto marginale con il tipo di intensità, e poi assorbimento della CO2. Il rimanente è offsetting. Quali erano le conclusioni vere di questa cosa? Uno, si può fare, ma è essenziale ridurre le emissioni. In blu c'è la riduzione, capite che è molto più rapida ed è molto più efficiente. La compensazione arriva molto dopo ed è molto meno efficiente in termini ingegneristici. Le conclusioni finali, che è il motivo per cui non ho fatto il PhD, forse, che sono queste: conosciamo già le soluzioni, possiamo applicarle da dopodomani, avremmo dovuto applicarle da 20 anni fa, ma non lo stiamo applicando. Le università possono e devono essere devono avere un ruolo cruciale. Se non lo fanno le università, chi è che lo può fare, che hanno le conoscenze e la volontà, le conoscenze e le competenze per farlo, anche interne? È ovvio che è impossibile tagliare tutte le emissioni, ma è possibile potenzialmente che le università vadano carbon neutral nel giro di pochissimi anni, mostrando al mondo che è possibile costruire un mondo molto migliore e molto più efficiente. High education institution should lead, assolutamente devono mostrare la strada. Non so se ho ancora altri secondi a disposizione, altrimenti saluto tout le monde e merci beaucoup à tous. Bonsoir. Ringraziamo noi l'intervento di Giovanni Mori, oui, grazie. No, perché, grazie. E dovremmo ora avere un altro intervento video di Nathan Metenier, che Antonio Guterres Youth Advisory Group, no? Non c'è. Quindi siamo passati. Quindi allora, finiti gli interventi, dovremmo adesso passare a una serie di tavola rotonda che dovrebbe in qualche modo rispondere alle questioni che sono state poste. Allora, attendiamo un attimo per fare accomodare i partecipanti. Per prima cosa devo dire che ci doveva anche essere la partecipazione di Nicola Mori di Edison, che non ha potuto partecipare per dei problemi personali, e quindi invitiamo Jean-Vite. Allora, inviterei intanto, dalla sinistra verso destra a questo punto, i partecipanti al panel a fare una presentazione, giusto una presentazione, poi vorrei fare una sintesi un po' delle domande che mi sembra, delle questioni che sono state un po' sottoposte degli interventi degli studenti, insomma, dei giovani, e poi lascerei il tempo per rispondere ai nostri partecipanti al panel. Quindi da sinistra verso destra,
Può cominciare la professoressa Sissa. Vi propongo di cominciare. Benissimo. Vi proporrei di cominciare giusto con una presentazione personale e poi dopo eventualmente l'intervento. Facciamo così? Proporrei questo, così almeno. D'accordo. Io mi chiamo Giovanna Sissa, Università degli Studi di Genova e Rete Unitaria di Sostenibilità. Parlerò dell'impatto ambientale del digitale, in accordo con molte delle cose già dette. Bonjour à tout le monde. Donc, ma présidente m'a déjà présenté rapidement tout à l'heure. Donc, je suis Gabriela Pfeifle, je suis en charge de la question développement durable et responsabilité sociétale à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Par ailleurs, je suis enseignante en communication dans une formation internationale et je participe aux travaux de la CPU dans le groupe, dans le comité transition sociologique et sociétale et écologique. Pardon. Buon pomeriggio a tutti, io sono Salvatore De Pasquale, vengo dall'Università di Salerno dove dirigo il Dipartimento di Fisica, sono anche consigliere della Società Italiana di Fisica e ho anche avuto l'onore di coordinare il gruppo di lavoro sulle tecnologie quantistiche nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca in Italia. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Léauté, je suis la trésorière du RESES, donc le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. En parallèle de mes études, je suis étudiante du coup à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors, je voulais juste dire deux paroles, un peu mi sembra che dagli interventi che sono stati fatti prima degli studenti emerge una richiesta. La richiesta è dire l'università come luogo di formazione deve essere anche luogo di esempio e quindi deve proprio essere l'esempio e in questo momento essere d'esempio deve esserlo anche in temi, lo è soprattutto in temi come lo sviluppo sostenibile e appunto la sistemi durabili, lo sviluppo sostenibile, insomma la transizione ecologica e così via. E quindi la domanda è cosa si sta facendo, cosa si può fare? Capisco che a volte le strutture sono vecchie, quindi si possono fare certe cose e altre, però anche sembra esserci dire nel contempo esistono cose che si potrebbero mettere in pratica e quindi che non sono state ancora messe in pratica. Quindi un po' è veramente questa domanda. E dall'altra c'è la digitalizzazione che arriva, mi sembra, cioè, sembra una grossa opportunità, come è stato espresso prima, però allo stesso tempo, proprio dopo questo periodo che abbiamo vissuto tutti quanti, c'è anche la paura di dire ma qualcuno, passaggio online, le possibilità quindi di ridurre le emissioni per gli spostamenti, ma c'è anche la paura di dire ma qual è l'effetto poi di questo passaggio a distanza che stiamo vivendo in questo momento, quindi spero che possano venire delle risposte dagli interventi dei nostri colleghi, anche li inviterei. Allora, propongo di cominciare dalla professoressa Gabriela Pfeifel che ha un aereo un po' preso quindi per problemi di orario e poi riprendere da sinistra verso destra il nostro giro. Grazie. Merci beaucoup pour cette inversion des interventions. Donc, je vais essayer d'être plutôt très, très, très concrète dans cette intervention. On a été appelé à plus d'actions concrètes. On vient de nous poser des questions très concrètes. Il y a des étudiants qui ont été là et qui ont posé des questions non seulement très légitimes, mais aussi vraiment concrètes et appelant à une réponse concrète. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le statement les universités ou les institutions d'éducation supérieure, enfin d'enseignement supérieur et de la recherche, devraient montrer l'exemple, montrer le chemin, ouvrir le chemin. Nous disposons aujourd'hui alors de plusieurs outils qui sont des outils, bon,
Ça reste des outils bien sûr perfectibles, mais ce sont des outils qui permettent aujourd'hui une action conjointe, une action partagée, une action qui permet aussi d'établir des liens au-delà des frontières, puisque le changement climatique, le développement durable, la responsabilité sociétale globalement sont forcément des problématiques qui dépassent les frontières et qui doivent donc être, on va dire, non pas résolues, mais traitées ou prises en compte dans ce contexte-là aussi. D'où aussi cette initiative franco-italienne qui, je pense, peut porter des fruits et devrait porter des fruits dans l'avenir qui vont faire avancer un peu tout le monde. Emmanuel Garnier, tout à l'heure, a mentionné l'un des outils dont nous disposons en France, qui a été élaboré par la Conférence des présidents d'université en coopération avec la Conférence des présidents des grandes écoles, donc les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche en France. C'est un outil qui, effectivement, prend en compte non pas uniquement le côté environnemental du développement durable, mais qui inclut effectivement dans le panorama qu'il tente de tresser à l'intérieur l'ensemble des 17 objectifs du développement durable. Donc il y a des parties qui traitent plus de l'impact sociétal ou social et du rôle que les universités ont à jouer là-dedans. Il y a des parties qui traitent d'une gestion du patrimoine, donc là le zéro émission, aller au-delà, aller dans des comportements aussi qui accompagnent forcément l'outil patrimonial qu'on a à notre service. Et là encore, on peut aller plus loin. Je donnerai un petit exemple tout à l'heure. Il y a des questions qui incluent une gouvernance de nos établissements qui doivent aussi penser en termes d'objectifs de développement durable, puisque nous avons cette mission, on va dire, de construire ou aider, co-construire quelque part le monde de demain. Le monde de demain qui est aujourd'hui le nôtre, mais qui sera demain le leur. Donc on a effectivement cette grande responsabilité. Cet outil du référentiel, c'est un tableau de bord simple. Donc à la base, il y a des indicateurs qu'il faut remplir, etc. En revanche, alors je mène ce travail depuis un an très concrètement sur le terrain à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je constate que la nécessité de se mettre en contact avec l'ensemble des parties prenantes de la communauté universitaire, des étudiants, des administratifs, des enseignants, des chercheurs, des vacataires, des partenaires socio-économiques, des territoires qui nous entourent et avec lesquels nous interagissons, pour remplir tout simplement ce questionnaire, est en train de créer une dynamique interne, et cette dynamique mérite d'être soutenue. Il est extrêmement important d'accompagner donc tout ce travail de mise en structure et quelque part stratégique, d'accompagner ce travail aussi par des actions très concrètes. C'est ce que j'essaye de faire au sein de l'Université Toulouse Jean Jaurès à travers des petites actions, mais ces petites actions, même si ce n'est pas des solutions parfaites, ça fait avancer. Et ça soutient toute la dynamique, et ça permet aujourd'hui de réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain, et surtout de réfléchir avec tout le monde. Ce que l'on appelle aujourd'hui, c'est effectivement ce qui nous manque aujourd'hui, mais ça nous manque aussi à cause de l'année qu'on vient de passer, et ça rejoint du coup la question de l'impact numérique, du digital, c'est les étudiants sur place. Ils sont là, mais ils sont là sans être structurés. Vous êtes structurés dans des réseaux nationaux, internationaux. Sur le local, il y a un grand vide. Et là, quelque part, je vois aussi notre responsabilité pour faciliter, pour donner un cadre, pour ouvrir ces possibilités-là aux étudiants. Donc ça va nettement plus loin que juste l'impact environnemental, c'est un rôle sociétal et social que nous avons à jouer là aussi. Être porte-parole et être porte-parole dans les deux directions. Donc très concrètement, oui, nous faisons des choses pour les 17 objectifs du développement durable. Oui, nous y réfléchissons. Alors le label, effectivement, s'il peut être porté, ce label lié à ce référentiel, s'il peut être porté à un niveau franco-italien, voire au-delà,
Je pense que ça peut ouvrir la voie à une réflexion plus large encore, plus systémique, et qui permettra de, effectivement, peut-être faire redescendre l'action ensuite sur le terrain plus facilement. Dans une deuxième question, vous avez parlé de la pollution, de l'impact du numérique sur... comment sensibiliser en fait les jeunes, notamment, mais pas que les jeunes, nous aussi, sur l'impact du numérique sur l'environnement. Je suis d'accord et pas d'accord avec cette question. Alors, pas d'accord dans la mesure où, effectivement, oui, il y a un impact, et cet impact mérite que l'on y réfléchisse. Alors, la première action que j'ai menée dans ma mission de chargée de développement durable à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, c'était tout simplement un jeu sur la sobriété digitale et numérique. Donc, des petites actions quotidiennes pendant une semaine sous forme de challenge, adressé et aux étudiants et au personnel pour faire un peu le ménage numérique, pour essayer de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer 15 000 mails avec des pièces jointes très lourdes? Est-ce qu'on ne peut pas transmettre les informations autrement? Donc ça, c'est quelque chose qui permet de sensibiliser. Des formations permettent de sensibiliser. Ce ne sont pas des formations disciplinaires, certes. Ce sont des formations qui existent aujourd'hui, dans l'éducation primaire, secondaire, et puis qui devrait exister chez nous aussi, aussi bien pour les étudiants que pour les personnels d'ailleurs, qui sont assez demandeurs d'ailleurs sur ces actions-là. Alors, la sensibilisation, certes, après il faut quand même mettre en balance aussi ce que, certes, il y a des émissions liées au numérique, mais en contrepartie, si aujourd'hui on peut arriver à une espèce de balance entre est-ce que tous les déplacements sont nécessaires? On a parlé des déplacements qui génèrent quand même beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc est-ce que c'est pas mieux de quand même continuer à coopérer en émettant moins, mais en émettant plus justement, en réfléchissant sur l'importance de ce que nous engendrons en fait comme émissions de gaz à effet de serre? Alors, en discutant avec Alain Schulz tout à l'heure, évidemment, le meilleur moyen d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, c'est d'arrêter d'agir, d'arrêter de faire de la recherche, de faire de l'enseignement. Sauf que ce n'est pas du tout notre but et ce n'est pas du tout notre rôle. Et je pense que personne n'est là pour ça. En revanche, réfléchir sur nos pratiques et les impacts environnementaux de l'ensemble de nos pratiques, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, il existe en France un autre outil qui est plutôt intéressant, encore en phase de test, qui est beaucoup utilisé par les laboratoires aujourd'hui. Ça s'appelle Labo 1.5. C'est en fait un outil qui permet d'évaluer l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des l'ensemble des activités liées à la recherche. Donc de la production, la lumière, la présence sur place, le chauffage des salles, des pièces, etc. Et d'imputer ça ensuite à des activités qu'on mène, à des projets qu'on mène. Donc là, en fait, il y a effectivement encore un outil qui permet de mener, d'accompagner des réflexions systémiques, quelque part, sur nos activités et de trouver peut-être des solutions qui sont pas idéales, pas optimales, mais moins pires que ce qu'on avait avant. Globalement, la responsabilité des universités, telle que je la conçois, c'est celle de montrer l'exemple et de montrer l'exemple d'une éco-responsabilité citoyenne, donc largement au-delà du simple impact environnemental et vraiment en prenant en compte les 17 objectifs du développement durable dont la coopération internationale fait partie aussi puisqu'elle va ouvrir vers l'extérieur et donc faire partager ses idées, ses expériences, ce que nous avons appris et ce que les autres pourront continuer à construire avec nous. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai la parole à la professoressa Sissa dell'Università di Genova. Buongiorno a tutti. La quinta nazione al mondo, spesso si visualizza così quanto sia importante l'impronta di carbonio del settore digitale.
Ma io penso che più dei valori assoluti, che sono difficili da quantificare con una precisione ragionevole nel settore ICT e spesso con delle valutazioni molto controverse, contano le tendenze. Il contributo percentuale alla CO2 del digitale è aumentato con velocità crescente e secondo le stime lo farà con una velocità ancora maggiore fino a raggiungere delle percentuali a due cifre fra qualche anno. Fra il 2010 e il 2020 sono cambiati i pesi delle varie categorie ICT, è aumentato ad esempio l'impatto dovuto agli smartphone, all'internet degli oggetti e ai data center. Oltre alla fase d'uso, contribuisce al consumo di energia anche la fase di produzione di ogni dispositivo che, appena costruito, ancora prima di entrare in uso, ha già richiesto quasi il 50% dell'energia del suo ciclo di vita totale. L'ICT, oltre alle emissioni di gas serra, lascia sulla Terra altre impronte ambientali. Contribuisce a depauperare il pianeta di risorse limitate. Mediante riciclo si riescono a recuperare solo in parte i materiali usati nella costruzione dei dispositivi e inquina durante il fine vita. Il trattamento dei rifiuti elettronici è eseguito in maniera responsabile solo in poche zone del mondo, tra cui l'Europa. Se, come ho accennato poco fa, le cifre mostrate sono molto, ma davvero molto approssimate, data la difficoltà nel reperire dati completi, confrontabili, aggiornati, tutto si complica ulteriormente quando vogliamo quantificare l'impatto ambientale dei servizi forniti su cloud pubblico. La next slide, please. Ok. A una domanda apparentemente semplice come quanta energia elettrica consuma un'azione digitale, inviare un'email, guardare dello streaming, è molto facile rispondere se ci riferiamo a delle azioni offline. Perché? È semplice sapere quanto consuma un nostro computer, come sapere quanto consuma un frigorifero nella nostra abitazione, se sta all'interno di un perimetro che noi controlliamo completamente, sia l'ufficio sia un'abitazione, e di cui paghiamo la bolletta dell'energia elettrica. Ma le cose cambiano quando l'azione digitale avviene tramite internet, accedendo a servizi in cloud pubblici, perché ogni azione digitale comporta far transitare dati, creare traffico, richiede elaborazioni che sono erogate altrove, che consumano tutte queste fasi energia. L'impronta ambientale del digitale è ampiamente sottovalutata dai suoi utenti a causa dell'invisibilità delle infrastrutture internet e i data center, che richiedono molta energia per funzionare, ma sono fuori dal nostro perimetro di controllo. Sono infrastrutture su scala globale. E questi consumi di elettricità non sono né noti né visibili agli utenti finali, e non vedere e non pagare direttamente i consumi elettrici porta a pensare che non esistano. E non poterli quantificare ci porta a non preoccuparcene. Al massimo possiamo percepire che usando certe app i gigabyte utilizzati aumentano, non molto di più. È curioso, ma non esistono dati globali basati su misurazioni del consumo energetico condotto dagli usi digitali. Esistono delle stime ottenute proiettando misure effettuate su campioni. Queste stime sono poche, data la complessità nel realizzarle, e la difficoltà nel reperire i dati, e quasi sempre non sono confrontabili fra loro. È avvenuto massiccia adozione del paradigma del cloud computing lo spostamento dei data center locali on-premise in cloud pubblico. Questo spostamento è stato dovuto molto anche ha delle considerazioni sui consumi energetici che possono essere sensibilmente ridotti sul cloud computing. Ed è una delle ragioni alla base del successo del public cloud, un'efficienza altrimenti impossibile, che fra l'altro consente anche la tenuta delle nostre reti elettriche a seguito di incrementi consistenti di richiesta di servizi digitali.
Ma come la storia dello sviluppo tecnologico ci insegna, ogni qualvolta una nuova tecnologia viene adottata massicciamente per la prima volta, vi sono dei risvolti inaspettati. E qua mi riferisco alla misurazione delle emissioni di carbonio dei clienti di cloud pubblico. L'accelerazione della crisi climatica rende sempre più attuali per organizzazioni e aziende quella che si chiama rendicontazione non finanziaria, che comprende fra l'altro anche la rendicontazione delle performance ambientali. Per le emissioni di gas a effetto serra viene usato il protocollo GHG, che si basa su una struttura a tre livelli, scope. Lo scope 1 comprende le emissioni sotto il diretto controllo dell'organizzazione, lo scope 2 le emissioni che derivano da energia acquistata, lo scope 3 le emissioni che derivano da esternalizzazione. Nel protocollo GHG è obbligatorio rendicontare soltanto scope 1 e scope 2, mentre la rendicontazione delle emissioni sotto scope 3 è facoltativa. I servizi, accade che i servizi su cloud pubblico, acquisiti su cloud pubblico, rientrano in scope 3 e dunque non è obbligatoria la loro rendicontazione. Oggi la rendicontazione non finanziaria è un elemento di attrazione degli investimenti, che sempre di più sono attenti anche a questi aspetti nelle aziende, ed è quindi un elemento competitivo per le aziende, che anche su base volontarie, anche se non sono obbligate a farla, fanno parte di quel ristretto numero di aziende che hanno l'obbligo della rendicontazione non finanziaria, che sono aziende di grosse dimensioni, però potrebbero intelligentemente voler mostrare le proprie performance ambientali, dimostrando, e anche quelle emesse su per servizi che le aziende in questione hanno in cloud pubblico, ossia sotto lo scope 3, e dimostrare magari che sono capaci di migliorare le proprie performance aziendali anche agendo quindi in modo intelligente e innovativo proprio nel settore più avanzato del digitale. Ma per mostrare queste performance ambientali, per mostrare le loro emissioni, avrebbero bisogno di conoscerle. E invece i venditori di cloud pubblico non forniscono ai propri clienti nessuno dei dati richiesti per poter calcolare le emissioni di gas serra. E questo è proprio un risvolto inaspettato di una tecnologia digitale prorompente, promettente, fantastica, ma che appunto, come dicevamo, può riservare qualche sorpresa. Allora, scusatemi, ok. Io a questo punto propongo ai colleghi universitari dei temi di ricerca da sviluppare con quell'approccio multidisciplinare, interdisciplinare, di cui è stato fatto cenno in precedenza. Quindi anche ai colleghi della rete universitaria della sostenibilità propongo delle questioni aperte piuttosto che delle soluzioni. Allora, partiamo dalla creazione, rinforzo di consapevolezza ambientale individuale e collettiva nei nostri atenei, alla risposta a una domanda che si sta creando, specialmente nei giovani, di offerta ambientalmente consapevole. Per esempio, la riparabilità dei device è un aspetto che la ricerca europea sta finalmente prendendo in seria considerazione. Andiamo all'introduzione della sostenibilità nel software, intendendolo come un requisito di qualità e un requisito di qualità by design, perché altrimenti non riesce ad esserlo. Se il software non è concepito con questo criterio, se le architetture software, se le soluzioni, anche le più intelligenti, lo sviluppo di intelligenza artificiale non è fatta tenendo conto di questo aspetto, è difficile farlo intervenire successivamente. Quindi si richiede per tutto ciò una forte collaborazione fra discipline, ci vogliono degli skill moderni, degli skill adeguati, che siano capaci a saltare da una disciplina all'altra e a lavorare in questa dimensione, ad esempio per saper gestire in cloud i contratti, essendo anche capaci di includervi le performance ambientali fra le clausole. Per ridurre qualcosa le emissioni di gas serra nel settore digitale è necessario poterle misurare.
Quindi lavoriamo come ricerca su indicatori, su metriche, su standard. Perché succede oggi che nell'era dei big data, in cui tutti ci chiedono di produrre dati e sempre ne produciamo, proprio il settore digitale non è tanto capace ancora di misurare la propria impronta sulla terra, né a livello individuale né a livello di organizzazioni. Dunque, il prossimo intervento del professor De Pasquale dell'Università di Salerno. Bene, grazie a tutti di aver resistito fino a quest'ora. Voglio ringraziare intanto chi ci sta ospitando, il Politecnico, il Rettore Resta, e voglio ringraziare l'ambasciatore che si è trattenuto fino adesso ascoltando tutti gli interventi. Per me è una cosa veramente molto apprezzata, con tutti gli alti impegni che lei sicuramente avrà, e con questo appunto tutti gli altri relatori, i rettori, le rettrici che sono qui presenti. Il mio compito qui oggi, o almeno quello che mi sono autonomamente dato, è quello di raccontarvi qualche cosa riguardo a anche aspetti legati a quello che il Rettore Tira, che ringrazio anche per avermi coinvolto in questo evento, parlava prima di cambiamento di paradigma anche nelle tecnologie. Ebbene, è chiaro che tutto quello che è stato detto prima, la professoressa Pfeiffer e la professoressa Sissa hanno benissimo inquadrato i problemi, devo dire anche con una visione molto saggia di tutti gli aspetti che, come tutti vediamo, sono estremamente complessi. Però sappiamo anche che nella storia ci sono stati sorta di cambiamenti radicali che sono venuti anche dagli impulsi tecnologici importanti, e io credo che veramente anche in relazione alla sostenibilità, ai cambiamenti climatici, a tutte le azioni che noi dobbiamo mettere in campo per cambiare totalmente il nostro stile di vita, perché questo è il problema, ebbene noi comunque sempre ricorreremo a delle tecnologie, e ricorreremo a delle tecnologie che devono essere ovviamente aggiornate e pronte a tener conto di quelle che sono le esigenze di questo cambiamento di stile di vita. Ebbene, quello di cui vi parlerò oggi un po' è anche legata alla rivoluzione delle tecnologie quantistiche, che possono avere un impatto importante sullo sviluppo sostenibile. Allora, intanto era per me un motivo di introdurre, ma anche per me adesso è un modo di fare un po' un summary di quello che è stato detto in questa sessione. Parliamo di sostenibilità. Io, ed è stato detto da molti relatori, individuo tre aree importantissime. Uno è quello della sostenibilità ambientale, un altro è della sostenibilità economica, ne parlava prima anche il Rettore Tira, e un'altra è la sostenibilità sociale. Questi tre pilastri non possono più muoversi indipendentemente, dobbiamo cercare di fare in modo che questi siano degli ingranaggi che si muovono insieme, e questi devono interagire in modo forte per garantire uno sviluppo sostenibile. E tramite questo noi possiamo indicare delle linee guida che possono permetterci, come dicevo prima, quel cambiamento di stile di vita. Noi dobbiamo imparare a produrre, a vivere, a consumare senza avere un impatto sulle generazioni future, e quindi cercando di mantenere un equilibrio totale nelle nostre azioni. Le sfide più importanti sono il cambiamento climatico e i suoi effetti negativi, come li sappiamo tutti, le estati calde, eccetera, eccetera, tutti quelli che noi viviamo in Europa in questo momento, siamo ovviamente flagellati, tra l'altro, anche lo spreco di risorse, negli anni recenti se ne è parlato prima, anche di cibo, di acqua, eccetera, quindi questo un po' riassume un po' tutto quello che abbiamo detto. La povertà, un altro aspetto fondamentale, non ci scordiamo che appunto uno, è stato detto prima, uno degli aspetti più deteriori di questo cambiamento climatico è proprio il fatto che chi ne paga maggiormente le conseguenze sono appunto i paesi più poveri, e poi quella che è la nostra vita nei centri urbani, che comunque crescono sempre più a dismisura, perché di fatto il movimento verso i centri urbani non si arresta, però noi continuiamo a inquinare. E sappiamo che gli obiettivi dell'ONU per la sostenibilità sono quelli che sono stati già
già detti più volte, non li voglio ripetere, ma non possiamo sfuggire appunto a quegli obiettivi. Se possiamo andare avanti con le slide. Ecco, vediamo quali sono le strategie che possiamo mettere in gioco per vivere in un mondo maggiormente sostenibile. Una strategia è una strategia di efficienza, quindi dobbiamo essere capaci di trovare un equilibrio. Un'altra strategia importante è quella della consistency, che significa provare a attingere a energie rinnovabili, e questo è un processo che dobbiamo assolutamente promuovere. Lo si sta facendo, ma anche in questo, diciamo, di energie rinnovabili sappiamo a quali ci riferiamo, ma le tecnologie per sfruttarle al meglio non sono ancora del tutto, come dire, spinte, e quindi talvolta abbiamo un po' di difficoltà. Un'altra è la strategia della sufficienza, cioè nuovi stili di vita che riducono il consumo da parte di tutti noi. E ancora poi un altro impegno che riguarda l'educazione e il sociale. L'aspetto educativo, l'aspetto della formazione è importantissimo, qui parliamo anche davanti a tanti giovani che non ho ringraziato all'inizio, ma che secondo me sono proprio il sangue che scorre nella società e che può trasmettere questi, come dire, obiettivi e queste strategie in un modo adeguato. Ebbene, che cosa fa? Io sono un fisico, quindi cosa fa la fisica per la sostenibilità? Io credo che la fisica possa fare moltissimo per la sostenibilità. La fisica studia i fenomeni fondamentali, e quindi come tali questi fenomeni fondamentali, che non sono quindi fenomeni derivati, ovviamente possono essere una chiave importantissima per appunto trovare nei fenomeni fondamentali delle risorse importanti, delle risorse cruciali per combattere questa emergenza. Vediamo quali possono essere, ovviamente in questo senso abbiamo altri partner che studiano queste materie in molti altri domini, però per quanto riguarda appunto la generazione di energia, la sua trasformazione e il suo stoccaggio, che è fondamentale, quindi parliamo di biocombustibili, biomasse come sorgenti di potenza, parliamo del fotovoltaico e delle celle solari, e quindi anche lì la ricerca in questo senso. Ho apprezzato il fatto che la professoressa Sista abbia dato qualche, come dire, impulso alla ricerca, perché noi abbiamo bisogno di un grandissimo impulso alla ricerca in tutte queste tematiche. Poi per quanto riguarda appunto lo sfruttamento del vento, degli oceani, non voglio dilungarmi troppo, oppure appunto la raccolta di energia e le tecnologie che ci permettono la raccolta di energia e il suo stoccaggio, la produzione di idrogeno e le celle a combustibile, la parte di energia geotermica e le pompe di calore, e forse vi stupirà, quella che riguarda le scienze nucleari, che però sono modernizzate appunto da nuove tecnologie che possono darci dell'energia nucleare che sia assolutamente compatibile con uno sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda la sostenibilità e le risorse, ebbene dobbiamo anche considerare quello che è l'apporto che la ricerca e le scienze fisiche possono portare nel trattamento dell'acqua e della desalinizzazione, un problema fondamentale lì dove la necessità di approvvigionarsi di acqua potabile diventa sempre più un problema, e lo sappiamo tutti molto bene. Anche quello del trasporto di energia appunto rinnovabile, del trattamento dei rifiuti, fondamentale, e in questo senso la ricerca è cruciale per dare delle nuove visioni, quella della cattura del carbonio, anche lì siamo ad uno stadio ancora molto elementare in queste potenzialità, e la cattura del carbonio è uno dei elementi cruciali per permetterci di combattere appunto le nostre emergenze. E poi riguardo appunto la bassa tossicità e sostenibilità di alcuni materiali, noi usiamo oggi molte materie prime o anche materiali derivati che sono altamente inquinanti, quindi anche in questo la ricerca sui materiali, che viene molto anche dalla fisica, può aiutare diciamo sorgenti rinnovabili per materiali basati sul carbonio, e anche i sistemi di stoccaggio per finalmente un equilibrio totale del carbonio sul nostro pianeta. Prego di passare alla successiva, e andiamo quindi alle quantum technology. Sarà ovviamente molto, molto elementare quello che vi racconterò. Ovviamente le tecnologie quantistiche non sono un affare molto semplice, in questo momento sono
è una tematica che è trattata soltanto da iniziati, però è estremamente promettente e noi siamo uno stadio in cui possiamo veramente ribaltare completamente il paradigma, come diceva il rettore Tira prima, dando un impulso in questo campo. Io so tra l'altro che i francesi stanno facendo moltissimo nel campo delle tecnologie quantistiche, io ho avuto, dicevo prima, l'onore di coordinare il gruppo di lavoro italiano sul programma nazionale della ricerca sulle tecnologie quantistiche, ma so che i nostri, diciamo, cugini francesi hanno a più riprese prodotto documenti che danno un impulso fondamentale, e credo anche che all'interno del CNRS c'è un programma molto importante sulle tecnologie quantistiche. Dove intervengono le tecnologie quantistiche? Nei computer, abbiamo parlato prima di digitalizzazione, nei computer e nella simulazione. Simulazione vuol dire essere capaci di calcolare, immaginare quelle che sono gli scenari che noi dobbiamo prevedere. Nella comunicazione, fondamentale, e in questo senso anche qui la comunicazione abbiamo visto che ha un impatto sull'inquinamento importante, le tecnologie quantistiche possono aiutare moltissimo nella comunicazione. Ci sono dei nuovi paradigmi, non voglio adesso dilungarmi troppo, dei nuovi modi che in questo momento sono oggetto di ricerca molto spinta. Poi riguarda la sensoristica, la metrologia, cioè il modo in cui noi misuriamo le cose, e poi l'efficienza energetica, la sostenibilità tramite le tecnologie quantistiche. In che cosa rappresentano appunto un cambiamento radicale in molti paradigmi? Loro sono capaci, le tecnologie quantistiche, di raggiungere un limite fisico nella misura, permettono di ottenere veramente grossi miglioramenti di ordine di grandezza nelle prestazioni in termini di precisione e accuratezza. Voi direte: ma a cosa ci serve una maggiore precisione? Per poter oggi prevedere gli scenari anche dal punto di vista climatico, anche dal punto di vista delle evoluzioni sociali, ebbene abbiamo bisogno di calcolare con molta precisione diversi parametri che oggi sono molto difficili da calcolare, che sono al limite dell'attuale potenza dei calcolatori. Possiamo parlare di ottimizzazione della produzione dei processi sociali, possiamo parlare di appunto soluzione di problemi complessi. I primi computer quantistici che oggi hanno pochi qubit sono in grado di risolvere alcuni problemi specifici, mi raccomando, in un tempo che è veramente ordini e ordini di grandezza, roba che serve un anno o due per un calcolatore normale, può essere fatto da un calcolatore quantistico in una mezza giornata. Ebbene, quindi questo può cambiare totalmente il paradigma. Nel campo della chimica, la biologia, dello sviluppo di materiali innovativi, tramite le tecnologie quantistiche possiamo immaginare nuovi farmaci, nuove medicine che possono essere concepite direttamente in laboratorio in un modo molto più efficiente. Quindi appunto anche nella minimalizzazione dell'energia, adesso ce ne sono tante, il controllo e la gestione di grandi quantità di dati, in particolare i dati climatici, voi sapete le previsioni sono estremamente importanti, e lo sviluppo è di sensori avanzati per il controllo dell'ambiente, che può essere fatto attraverso sistemi che sono appunto derivati dalle tecnologie quantistiche. C'è un contributo quindi importante alla digitalizzazione in generale, sappiamo quanto è importante la digitalizzazione nel nostro, adesso non voglio ripetere cose che sono state dette da chi mi ha preceduto, abbiamo avuto un quadro molto chiaro, io dico soltanto che comunque noi dobbiamo fare ognuno di noi la nostra parte, e la nostra parte significa impegnarci lì dove siamo, a partire da casa nostra fino al luogo dove lavoriamo e nel contesto in cui ci muoviamo. E quindi, per esempio, io sto promuovendo nel mio dipartimento, con l'aiuto ovviamente di colleghi che sono impegnati in questo, un bachelor degree, una laurea triennale in nanotecnologia e sostenibilità, proprio per chiamare i giovani ad unirsi a questa lotta in una ottica di formazione nella quale questi fenomeni fondamentali della fisica sono associati a questo processo di miglioramento della nostra efficienza. E dopodiché, noi siamo molto attivi in questo senso, abbiamo anche una partecipazione proprio in questi giorni alla Pre-COPS con proprio un intervento sulle nanotecnologie per un futuro sostenibile. Vi ringrazio veramente tantissimo per questa occasione, ringrazio i nostri amici francesi per averci accompagnato. Grazie a tutti. Donc merci à professeur De Pasquale.
Grazie. E il prossimo intervento è di Anastasia Lot, del Réseau des étudiants RESES. Bonjour à tous encore une fois. Merci beaucoup d'être ici. C'est vraiment une réelle chance pour nous étudiants de pouvoir porter notre voix dans un cadre avec des personnes qui justement ont les moyens de porter notre voix. J'aimerais tout d'abord présenter rapidement le RESES. C'est un réseau de plus de 120 associations étudiantes qui mènent des projets sur le développement durable, autant sur des thèmes tels que l'alimentation, la biodiversité, le climat ou encore les déchets. Notre objectif est de rassembler des étudiants sensibilisés et engagés pour une société écologique et solidaire, de faire évoluer les comportements et d'accompagner les étudiants, mais aussi les universités, dans des politiques et stratégies énergétiques des établissements d'études supérieures pour un objectif de 100% de campus durable. On mène énormément de projets, notamment par exemple à travers de la semaine étudiante du développement durable ou encore des rencontres entre les associations qui permettent justement de créer des liens entre les étudiants, de forcer un réel échange sur le développement durable et sur les diverses opportunités, possibilités et idées. Un de nos grands projets est notamment la consultation nationale étudiante qui a lieu tous les 3 ans depuis 2008. En 2020, c'est la dernière en date, ont été recensés 50 000 étudiants, ce qui est inédit pour nous. 50 000 étudiants qui justement ont partagé leurs avis sur la situation climatique. En sont ressortis des chiffres assez impressionnants. On a 85% d'étudiants qui sont inquiets, voire angoissés par le changement climatique. Nous avons 87% des étudiants qui ont remis en question leurs habitudes de consommation. Alors que faire ? Un grand terme que j'ai vu dans un livre de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, c'est mettre en place une sobriété intelligente. Une sobriété intelligente, qu'est-ce que ça peut être ? Ça veut dire tout simplement penser à l'avance n'importe quels faits et gestes que l'on va mettre en place, et notamment autour du numérique. Ces dernières années, on a vu que le mode de vie a changé. Nous utilisons de plus en plus de numérique, de digital. Le numérique, comme l'a dit la professeure tout à l'heure, consomme énormément d'électricité. En 2020, c'était 10% de l'électricité mondiale qui était utilisée par le numérique. Le cabinet Gartner révélait en 2007 que le secteur des technologies, information et communication représentait 2% des émissions globales en gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2020, il s'agit de 3,7% au total. Donc ainsi, le numérique consomme plus que l'aviation civile, ce qui est très étonnant. Et pourtant très paradoxal, parce que nous utilisons le numérique tous les jours. C'est notre outil principal, et notamment après la crise du coronavirus. Donc comment mettre en place cette société intelligente et cette sobriété intelligente ? Donc il y a de nombreuses solutions qui ont été données notamment par des physiciens, par des chercheurs. Je peux d'abord parler de l'informatique Green IT, qui est l'optimisation par exemple des logiciels et des pages internet. Il y a par exemple de certaines couleurs optées dans les pages internet qui sont plus énergivores que d'autres, et toutes sortes de solutions de ce genre-là qui sont à prendre en compte. Les chercheurs font ça extrêmement bien. Il faut tout simplement porter la voix des étudiants et des chercheurs et permettre réellement un contact avec les preneurs de décision. Ensuite, par exemple, au sein des universités, on pourrait mettre en place des fonds de réparation des objets afin d'éviter la surconsommation. Donc le numérique et la pollution numérique passent aussi par la surconsommation, l'achat compulsif, l'obsolescence programmée, qui sont un réel problème et que les gouvernements doivent prendre en charge. Et les universités, quant à elles, ont aussi une responsabilité. Favoriser l'utilisation de seconde main dans l'électronique et prendre ses responsabilités. Le RESES, c'est un réseau du coup étudiant qui est pour l'environnement, mais aussi pour la solidarité. Parce que comme le disent les objectifs du développement durable, ça ne s'arrête pas à là. Ensuite, comment faire prendre conscience du coup aux jeunes l'impact du numérique ?
On a, au sein des universités, un manque notoire d'informations lorsqu'il s'agit d'outils informatiques. Nous devons vraiment éduquer les étudiants à cela. Il y a une nécessité de savoir le processus, non seulement en amont, mais aussi en aval. En 2015, ont été créées les grandes écoles du numérique. C'est un groupe d'intérêt public qui a été mis en place. Il délivre un label à des formations, plus de 500 formations, dans le métier du numérique, en France métropolitaine, mais aussi en dehors. Leur but est justement d'informer le plus possible les étudiants. Malheureusement, ce n'est pas encore assez généralisé partout. Ce qui est bien dommage, que ce soit en France ou en Italie, peut-être instaurer aussi ce genre de choses. Ainsi, vraiment, pour démocratiser tout cela, c'est le plus important, et favoriser l'accès à tous à ce genre de formation pour créer une société écologique et solidaire. Merci beaucoup. Grazie. E mi sembra ci sono state le risposte interessanti, anche alcune proposte, idee. Credo che ci sia tempo, non so se si può lasciare per raccogliere qualche domanda da rivolgere ai partecipanti al panel dal pubblico. Se non ci sono domande, e mi sembra una cosa interessante che viene anche dall'ultimo intervento, è che c'è veramente una domanda di partecipazione e di sentire che le istituzioni, l'istituzione accademica risponde alle esigenze degli studenti, che non sono solamente esigenze di formazione, ma sono anche di formazione di un tipo diverso, probabilmente, di formazione non solo di contenuti, ma anche che più diventa una formazione umana, di risposta ai problemi che esistono. E quindi noi, come mondo accademico, penso che sia un dovere rispondere a questa, sia come dare delle risposte, che qualcosa è stato detto dal punto di vista proprio anche dal punto di vista delle strutture, ma anche di sentire che c'è una voglia di cambiamento, di risposte in termini di azioni concrete e anche di formazione, forse su queste azioni, come in termini di ricerca, in termini di cambiamento di modi di fare, anche che sono difficili, perché chiaramente chi ha una certa età, insomma, ha acquisito un modo di vita, abitudini che sono difficili da cambiare a volte, non è per mancanza di volontà. Non so se i nostri partecipanti del panel vogliono aggiungere ancora qualcosa, se qualcuno ha ancora qualche parola da dire. Penso abbiamo 5 minuti di tempo. Io vorrei dire soltanto che una cosa, se mi è permesso, che probabilmente noi abbiamo vissuto nella storia qualche altra emergenza molto, molto grave, e in qualche occasione, anche se per certi aspetti può essere discutibile, si sono messe in campo delle misure eccezionali. Io penso per esempio al progetto Manhattan, quando il mondo era, come dire, minacciato da una sicuramente una dittatura molto pericolosa, e quindi tutto il mondo libero dell'epoca aveva appunto provato a ricorrere alla scienza e ai fisici, in particolare fisici che hanno scritto la storia. Adesso non voglio portare l'acqua al mulino della fisica, però faccio un po' un esempio che secondo me può essere utile, e credo che rispetto a questa emergenza che noi stiamo vivendo, probabilmente a livello anche dei decisori, i governi innanzitutto, ma probabilmente tutto il mondo sviluppato, debba probabilmente mettere in campo delle azioni assolutamente straordinarie, magari su un modello come quello del progetto Manhattan. Ci vogliono idee sicuramente nuove. Voi avete visto tutti quanti quanto alla fine di
analisi se ne fanno moltissime, però manca quell'elemento rivoluzionario che ci permette di fare il salto in avanti, e probabilmente è su questo che dobbiamo puntare. Io aggiungerei ancora due parole sul dualismo digitale che consente di abbattere le emissioni e favorevole e che consente di combattere i cambiamenti climatici, digitale che ha un suo impatto. Sono due facce della stessa medaglia, vanno considerate insieme. Spesso il mondo degli informatici di cui io faccio parte si è tirato fuori da questo dicendo: ah, noi forniamo delle soluzioni pulite, quindi non ci preoccupiamo, quindi lo faccio come critica principale al mio settore, diciamo al mio mondo di ricerca. E quindi l'esortazione è quella proprio di vedere da un punto di vista metodologico queste due facce da tenere insieme, e possono essere tenute insieme calcolando l'impatto netto che delle nuove soluzioni hanno, considerando quindi anche considerando i vantaggi e gli svantaggi e pesandoli, quantificandoli. Altrimenti viviamo in un mondo binario in cui io faccio la transizione digitale che è anche ecologica e del resto non ne voglio sapere niente, io faccio la transizione ecologica e del digitale se ne occupano altri. Tenere insieme queste due cose vuol dire fare uno sforzo. Come è stato accennato, mi ha fatto molto piacere dal direttore del CNRS nella prima parte dell'intervento, tenendo insieme tante discipline che spesso non collaborano, con una mentalità interdisciplinare forte. Io sto cercando nel mio Ateneo, ho lanciato nel dottorato di ricerca un corso che si intitola Dimensione interdisciplinare dell'impatto ambientale dall'ICT, e spero che colleghi di altre discipline colgano questo challenge anche non soltanto nella mia università ma anche altrove. Credo che sia importante. Credo che ci sia una domanda che voleva porre. Grazie. Allora, direi a questo punto che io prenderei la parola, ringrazierei ancora di nuovo il Politecnico di Milano che ci ha accolto e anche l'ambasciata di Francia e Monsieur l'Ambassadeur che sono stati motori di un po' anche di questo incontro, e quindi se lo inviterei eventualmente se può a chiudere, lo inviterei a chiudere i lavori con un saluto. Se...
Sì, grazie, grazie dell'attenzione e grazie dell'impegno, grazie ovviamente al Politecnico di nuovo per l'accoglienza. Adesso parlerò in francese. Nous avons Italie et France, France et Italie, les universités et les conférences des recteurs et des présidents d'universités poussaient pour qu'il y ait ce rapprochement, ou plutôt l'organisation de cette proximité, de cette densité de contacts et de relations entre les universités françaises et italiennes, et faire en sorte qu'il y ait une sorte de projection commune. Et la projection commune, c'est naturellement pour faire quelque chose, c'est sur des thèmes. Et je suis très heureux que ce thème du développement durable, surtout dans cette année cruciale avec la COP26, donc, ait été choisi, et que ce forum donc, ait traité au fond la question, et dans aussi une démarche d'interaction entre les réseaux des jeunes, comme on l'a dit, puisque donc il y a des réseaux qui sont, et puis le monde des, enfin les responsables, j'allais dire, des universités. Et comme ceci a été dit peut-être par Mme Pfeiffel, qui a dit qu'il y avait là aussi quelque chose à apprendre, qu'il y a des réseaux de jeunes étudiants qui développent donc une mobilisation, un plaidoyer aussi des comportements, mais que en fait au sein des universités, trop souvent en fait, il n'y a pas nécessairement une sorte de dialogue sur justement comment l'université peut elle-même, pour elle-même, et le faisant pour elle-même, donc pour les autres, parce qu'elle a cette valeur d'exemple, s'engager dans cette voie, même si je vois que toutes les universités ont l'intention de le faire. Donc cette démarche, je pense que c'est déjà un premier produit en quelque sorte de ce forum, et que donc il faut le développer. Ce que ce forum a révélé, c'est le besoin qu'il y a de passer à un niveau encore supérieur, précisément dans notre coopération universitaire, comme ça a été très bien dit par les représentants des universités ici. Et ce que je propose, c'est qu'à l'issue de ce forum, donc, qui est une réussite, qui est une sorte de préfiguration de ce que nous aurons dans le traité de coopération renforcée, le traité du Quirinal, que ce forum puisse déboucher peut-être sur une sorte d'engagement, de différents engagements qu'on pourra ensuite... Le premier, bien sûr, c'est de voir quelles sont les actions communes par l'ensemble des universités ou des groupes d'universités pour mener des projets d'importance. On peut partir du bas, c'est ce qui a été dit par... notre ami donc représente, qui a très très bien illustré ce que pouvait faire une université, c'est de se dire que promouvoir l'idée d'une sorte de tronc commun pour toutes les universités ou d'enseignement de base sur toutes les universités sur le changement climatique et sur le développement durable, et faire en sorte notamment que les universités italiennes et françaises prenant cet engagement, elles se mobilisent pour que dans toutes les universités européennes dans lesquelles elles sont parties, eh bien ce tronc commun ou ces éléments d'enseignement commun soient aussi enseignés. Donc on soit véritablement moteur d'une sorte de diffusion de cette culture et de cet enseignement dans l'ensemble de l'Europe à travers les universités européennes. Et puis après, il s'agit des projets communs que l'on peut avoir ensemble sur des sujets comme par exemple effectivement la physique quantique au service du climat, enfin de voir comment structurer sur des sujets qu'on estimera phares des projets communs qui auront une portée pour l'Europe et au-delà. Le deuxième sujet, ceci c'est, je reprends une initiative que vous avez vous-même proposé, peut-être pas ici mais ailleurs, et vous, monsieur le Magnifico, qui est la,
la question d'avoir peut-être imaginer des chaires franco-italiennes pour le développement durable et avoir tout un réseau de chaires italiennes, franco-italiennes pour le développement durable, montrant qu'il y a une mobilisation de nos deux pays, de nos deux universités, et que donc à partir de ces chaires dont on diffuserait les enseignements, eh bien de cette université française et italienne et française, eh bien il sort un élément moteur pour le reste de l'Europe et du monde. Et puis on en revient à ce qui a été beaucoup discuté dans cette dernière table ronde, c'est et parmi les sujets dont je parlais qui peuvent être les projets, c'est naturellement la question fondamentale effectivement du numérique. Enfin, je sais que c'est déjà beaucoup étudié, vous l'avez montré très éloquemment, mais par exemple la question notamment des crypto-monnaies, le blockchain qui consomme énormément d'énergie, enfin toutes ces questions-là. Mais après, c'est justement la valeur d'exemple des universités. Et donc on a parlé, c'est qu'elles-mêmes fassent ce travail pour elles-mêmes. Et là, nous avons vu qu'il y a un exemple italien extrêmement intéressant, qui est le réseau des universités du développement durable, le RUS. Et puis d'autre part, nous, il y a ce label, dont on nous a présenté les modalités, qui vise donc à avoir une sorte de méthodologie qui permet de valider donc des efforts et de pouvoir les quantifier très précisément. Donc est-ce qu'on ne peut pas travailler entre ce réseau, cette idée du réseau qui existe en Italie, et ce label pour un travail en commun, pour, comme cela a été dit, produire quelque chose en franco-italien, se contaminer, comme on dit, de façon à ensuite proposer cela au niveau européen. Voilà trois axes de travail, je pense, qui me viennent à l'esprit à partir des travaux de ce forum. Et je pense donc qu'il est important que ce forum puisse déboucher sur des conclusions qui aillent justement dans ce sens de prospective, pas à pas. Et donc je pense que vous avez fait la démonstration que l'engagement produit de grands résultats, que ces résultats seront utiles pour nos pays et pour l'Europe et pour cette question de la lutte contre le changement climatique qui est essentielle pour la survie de notre espèce. Et donc je me projette déjà dans le prochain forum pour retenir le thème, et en attendant je me projette également dans cette signature du traité du Quirinal qui fera de la coopération universitaire un élément essentiel de notre projet commun français-italien, franco-italien, italo-français pour l'Europe, et qui porte beaucoup sur la capacité pour nous à faire en sorte que nous portions un monde meilleur, notamment sur les questions de développement durable et de sauvegarde de la planète. Je vous remercie beaucoup. Bravo a tous, c'était una prima edizione très réussie. Bravo, grazie all'impegno di tutte e tutti. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.